Buonasera e benvenuti anche questa settimana al Punto Punto Web. Oggi faremo il punto sulla vita amministrativa in particolare di alcuni comuni, di due comuni, Furcisicolo e Fiumefreddo di Sicilia. E poi nella terza parte invece andremo a lingua glossa. Parleremo quindi nella prima parte con il sindaco del comune di Furcisicolo, Matteo Francilia, poi nella seconda parte. Ci sarà il rendiconto dell'azione amministrativa dei consiglieri di minoranza di Fiumefreddo di Sicilia e poi nella terza parte andremo a lingua glossa dove il sindaco Salvatore Puglisi ci parlerà di un'importante vittoria delle scuole primarie del comune di lingua glossa. Ma iniziamo immediatamente con Furcisicolo, andiamo a Furcisicolo dove abbiamo in collegamento, in videocollegamento, il sindaco Matteo Francilia. Buonasera, sindaco. Buonasera, grazie per l'invito, un saluto affettuoso a voi e a tutti coloro che ci stanno seguendo. Grazie a lei per aver accolto l'invito. Allora, noi non ci siamo mai occupati appunto in generale della fascia insomma, del Messinese, di Furcisicolo, mai, anzi qualche volta sì, del Messinese, perché abbiamo parlato col sindaco di Santa Teresa, però insomma, questo comune virtuoso peraltro non lo conoscevamo ancora. Matteo Francilia è già consigliere provinciale dal 2008 al 2013 e sindaco di Furcisicolo dal 2018 e in appena 2 anni e mezzo sindaco ha già portato a termine e realizzato il suo programma elettorale. Sì, io diciamo che credo fermamente in alcuni punti essenziali. Se vuoi fare bene il sindaco e amministrare bene il tuo comune, una volta eletto ti devi completamente dimenticare due cose essenziali. La prima consiste nel fatto che ti devi dimenticare assolutamente chi ti ha votato e chi non ti ha votato e comportarti in ugual modo con tutti. La seconda, è che ti devi dimenticare che dopo 5 anni ci sono di nuovo le elezioni. Perché se tu stai lì a pensare questa cosa non la faccio perché altrimenti do fastidio a Tizio piuttosto che a Caio, e allora le cose non le cambi realmente. Questo è quello che abbiamo fatto umilmente noi nel nostro comune. Appena ci siamo insediati, ci siamo, tra virgolette, calati una maschera e abbiamo pensato al bene comune. Porto un esempio su tutti. Io mi sono insediato a luglio del 2018 e immediatamente abbiamo rimosso tutti i cassonetti della spazzatura che c'erano, per esempio, nel paese, perché riteniamo che l'igiene pubblica, la salute pubblica, la sanità, il decoro urbano siano di fondamentale importanza per il progresso in una comunità. E quindi le persone, immaginate un po', in quel periodo di agosto ci volevano ammazzare, tra virgolette, perché chiaramente avevamo cambiato totalmente delle abitudini. Abitudini, Muovendo certo. tutti i cassonetti della spazzatura, quindi si faceva una raccolta della spazzatura in maniera indifferenziata. Tra l'altro, in alcuni paesi limitrofi c'era la raccolta differenziata, quindi molti venivano da questi paesi e venivano a scaricare a Furci, dove c'erano cumuli di spazzatura in tutto il paese. Come si può pensare allo sviluppo di un paese se il paese non è ordinato e non c'è un certo tipo di decoro urbano? Noi abbiamo rimosso subito tutti i cassonetti, abbiamo spiegato quartiere per quartiere come si faceva la raccolta differenziata, abbiamo iniziato la raccolta porta a porta. Ebbene, nell'arco di appena 1 anno e mezzo, Furci è diventato comune virtuoso nell'ambito della raccolta differenziata, passando dallo 0% della raccolta differenziata al 73% di raccolta differenziata. Dato che si è confermato anche quest'anno e quindi è il secondo anno consecutivo che siamo appunto comune virtuoso. Questo è fondamentale per la crescita di un paese, sia da un punto di vista ambientale che turistico, sociale e chiaramente commerciale. A Furci, proprio per questo andazzo positivo che c'è stato, abbiamo per esempio favorito, dato una mano anche a tutti i commercianti che volevano investire, tant'è che durante questo mio breve periodo di gestione, in appena 2 anni e mezzo, hanno aperto ben 13 attività commerciali, quindi un'inversione di tendenza. E adesso che c'è stato il Covid, nonostante tutto, la scorsa estate c'è stata una
un buon afflusso turistico nel nostro paese, che ha consentito alla nostra comunità di poter vivere bene da un punto di vista economico anche finanziario, perché è chiaro che se ci sono più attività commerciali ci sono anche maggiori entrate per il comune, e quindi anche il bilancio poi, diciamo che è in salute. E adesso nei prossimi mesi apriranno altre due attività commerciali, già si stanno programmando questi imprenditori per investire appunto nel nostro paese. Abbiamo puntato molto delle scommesse, insomma, nonostante il periodo di crisi. Peraltro Furci è un paese di poco più di 3.000 abitanti, che però nel periodo estivo, la popolazione raddoppia appunto durante il periodo estivo. Sì, diciamo che passa più che raddoppiare, perché passa da 3.400 abitanti anche a 10.000-12.000 abitanti, quindi perché c'è un paese comunque sia turistico sul mare, appunto. Abbiamo anche dei commenti, sindaco dei Martina Mannino, Grande Matteo e Rosa Maria Lucifora, bravo, il sindaco è di tutti. Ne approfittiamo appunto per dire che si possono fare anche delle domande o dei commenti in diretta attraverso appunto la nostra pagina Facebook, il punto.web. Invece la puntata si può vedere appunto o sulla nostra pagina Facebook ufficiale, oppure contemporaneamente anche su 01 TV. Prego sindaco, scusi se l'ho interrotta. No, mi fa piacere, anzi, se ci sono delle persone che intervengono e magari se hanno qualche dubbio possiamo anche rispondere, mi fa piacere interloquire sia con lei che con coloro che ci stanno seguendo. No, dicevo che appena ci siamo insediati abbiamo iniziato immediatamente ad operare e a programmare, e siamo riusciti appunto nell'arco di 2 anni e mezzo, tra l'altro, a completare tutto quello che avevamo promesso dal palco ai nostri concittadini. Abbiamo già realizzato tutto il programma elettorale, ci sono delle opere pubbliche chiaramente che ancora si stanno completando, però sono state finanziate quelle opere che desideravamo realizzare. Alcune sono in gara d'appalto, altre sono già state realizzate, come per esempio la ristrutturazione della nostra meravigliosa chiesa, la strada di collegamento da Furci alle frazioni, perché era una strada molto pericolosa ed è stata finanziata anch'essa con 1.200.000 euro. Abbiamo ottenuto un finanziamento per la scuola materna di una frazione, ci è stato finanziato il parco Furci Verde, che è un parco molto importante, che è frequentato non solo dai furcesi ma da tutta la Riviera Ionica, ben 750.000 euro. Già è stato aggiudicato il lavoro e presto inizieranno gli interventi di riqualificazione di tutto il parco Furci Verde. È stato finanziato la ristrutturazione del palazzetto dello sport, che è un'opera strategica per il nostro territorio, perché non ci sono opere così importanti ed era tra l'altro abbandonata da tantissimi anni, 400.000 euro, a cui si vanno ad aggiungere 56.000 euro col credito sportivo. Siamo riusciti tra l'altro a sistemare la piazza centrale, la piazza Sacro Cuore, e quindi tante opere pubbliche. Addirittura c'è stata finanziata un'opera che non era neanche prevista nel programma elettorale, che è l'opera di completamento di quelle opere di consolidamento sul lungomare, che permetteranno al paese di avere un lungomare che sino ad oggi è stato, diciamo, solamente nella parte centrale di nuova realizzazione. Anche nella zona nord e nella zona sud sarà completamente terminato, seguendo la tipologia della zona centrale, quindi uniforme nel suo complesso. Ciò permetterà di avere chiaramente una difesa dai morosi e quindi dalle mareggiate, e quindi proteggere le abitazioni che ci sono sul lungomare e la nostra bellissima passeggiata al mare, oltre al fatto che chiaramente sarà un'opera strategica ed importante da un punto di vista turistico. È stato finanziato anche con 9 milioni di euro il ponte di collegamento tra Furci e Roccolomera, circa 18 milioni di euro di finanziamenti arrivati in 2 anni e mezzo tra opere già realizzate e altre che si devono completare. Siamo contenti perché è motivo di soddisfazione per tutta la comunità, e quindi non è solo merito nostro, perché se si riescono a realizzare le opere vuol dire che c'è un lavoro sinergico da parte dell'amministrazione comunale, dei dipendenti comunali,
anche degli altri consiglieri di minoranza che comunque contribuiscono a portare avanti diciamo una buona azione politica, ma soprattutto dei nostri cari concittadini, perché se per esempio nell'ambito della raccolta differenziata abbiamo raggiunto il 73%, lo dobbiamo sicuramente alla collaborazione della popolazione che sta collaborando anche con il Covid. Io li voglio ringraziare perché in questo momento così delicato stanno rispettando le regole, stanno facendo grandi sacrifici. Ecco, ci auguriamo che ai tanti sacrifici che sono stati chiesti agli italiani tutti, ai furcesi, ai cittadini della provincia di Messina e della Sicilia tutta, ci siano anche delle risposte concrete con il nuovo governo che si andrà a creare, visto che dal governo Conte purtroppo risposte alle partite IVA, ai commercianti, agli artigiani, a tutte quelle persone che hanno fatto sacrifici ma che non hanno visto un centesimo. Quindi sappiamo insomma quanto sia complicato abituarsi anche appunto alle regole della raccolta differenziata, invece a Furci insomma ci pare di capire che i cittadini si sono adeguati abbastanza facilmente. Sì, diciamo che noi ovviamente tutto il primo periodo abbiamo fatto dei giri nei quartieri, via per via, casa per casa se era necessario, spiegando come si doveva fare la raccolta differenziata. Poi ovviamente diventa un percorso automatico. È bellissimo venire nel nostro paese e vedere che non ci sono carte a terra, il paese è pulito, che appunto che c'è un certo tipo di decoro urbano che chiaramente crea anche sviluppo all'interno del paese, perché si nota la differenza possibilmente tra un comune e l'altro, e quindi fa nascere anche la voglia, la curiosità da parte dei cittadini di altri paesi o anche dei turisti di ritornare poi alla fine nel nostro comune. Può essere un esempio e uno sprono anche per gli altri amministratori. Si deve combattere, cioè uno non si deve arrendere, e se rischi di essere antipatico nella prima fase, perché comunque, ripeto, ti devi calare una maschera e non guardare in faccia a nessuno, dimenticando, ripeto, chi ti ha votato e chi non ti ha votato. Noi nel primo periodo abbiamo fatto delle pesantissime multe per civilizzare anche le persone, perché se poi non agisci con i fatti, così come abbiamo fatto anche in questi giorni, perché abbiamo trovato degli abbandoni di rifiuti in una zona periferica vicino al torrente Pagliara, abbiamo trovato nel sacchetto diciamo dei riferimenti di questa persona, l'abbiamo immediatamente multata. Se le persone vengono multate, poi alla fine si educano. Ma devo dire che a Furci le persone si sono subito abituate alla raccolta differenziata e sta andando molto molto bene. Tra l'altro questo processo virtuoso ci porta nel tempo anche a portare degli abbattimenti sulla Tari, chiaramente sulla tassa per la spazzatura. Vediamo adesso un video proprio che ci illustra, ci mostra Furci. Thank you.
Questo appunto era un video di Furci, voluto credo dall'assessorato regionale al turismo, mi pare, sindaco. No, 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 questo l'abbiamo voluto noi come amministrazione comunale e se mi permette lo vorrei spiegare un attimino. Questa è un'idea che ha avuto il nostro assessore Giovanni Cadania, l'assessore al turismo, insieme a tutta l'amministrazione comunale, e mette in risalto con il coinvolgimento di tutta la popolazione, quelli non erano degli attori, erano i nostri concittadini. Abbiamo messo in risalto tutte le nostre tradizioni, i nostri saperi, i nostri sapori. Si è vista la Chiesa Madre, la Piazza Centrale, il Parco Furciverde, il Palazzetto dello Sport, il mare, la spiaggia, i nostri monumenti. Noi stiamo creando, per esempio, un percorso artistico, perché abbiamo anche il Museo del Mare a Furci Sicolo, che è molto frequentato, soprattutto nell'ultimo periodo, che l'abbiamo appunto potenziato. Stiamo facendo un percorso artistico a cielo aperto. Furci deve essere un museo a cielo aperto con delle sculture. Avete visto delle immagini dove c'era il maestro Licinio Fazio che stava realizzando appunto questa scultura, che oggi è già realmente realizzata e collocata appunto sul lungomare. Di bronzo, un pescatore che guarda il mare, quindi le nostre tradizioni che sono legate chiaramente appunto ai nostri pescatori, quindi il mare, così come la collina, la nostra storia e quindi portare avanti le nostre appunto i nostri saperi e sapori, quindi passare dall'enogastronomia all'arte e alla pesca che poi rappresenta appunto la nostra storia, con il coinvolgimento dei cittadini. Se non si riesce a coinvolgere la popolazione attiva in un processo di cambiamento in un comune, non si va da nessuna parte. Ed è per questa ragione che noi riusciamo a portare dei risultati, perché siamo riusciti a coinvolgere una popolazione che era dormiente, che oggi realmente è attiva. E infatti appunto abbiamo visto dalle immagini che veramente Furci può essere, cioè si presta bene a questo percorso artistico, a questo museo a cielo aperto, come del resto poi tanti paesi della Sicilia potrebbero insomma farlo, perché Come sta effettivamente. scrivendo Martina Mannino, un'unica frase: valorizzare i propri territori, la nostra Sicilia è stupenda. Noi abbiamo Esattamente. la fortuna di vivere nell'isola più bella del mondo. Abbiamo tutto, abbiamo il mare, abbiamo la collina, abbiamo i monumenti, abbiamo un paesaggio stupendo, abbiamo l'Etna, abbiamo tutto, abbiamo la storia. Per cui se ci E crediamo non sono realmente. luoghi comuni, sindaco, insomma, è No, veramente così. assolutamente. Dovremmo Guardi, glielo crederci. dice chi non è nato neanche in Sicilia. Io sono nato in Canada, a Vancouver precisamente. Sono arrivato qui quando avevo 6 anni perché mio padre è stato 30 anni tra gli Stati Uniti e il Canada. E quando sono arrivato qui ho deciso comunque di rimanere qui, nonostante io abbia il doppio passaporto, la doppia cittadinanza praticamente. E ho deciso di vivere qui e poi sono diventato anche sindaco, quindi effettivamente ci credo, sono innamorato di quello che faccio e credo nelle potenzialità di questa terra. Ma non ci dobbiamo lamentare, perché spesso noi siciliani abbiamo la mentalità basata solamente sul lamento e dire che, e aspettarci che siano gli altri a risolvere i nostri problemi. Ci dobbiamo credere tutti. E se ci crediamo possiamo cambiare realmente questa terra in meglio e svilupparla sempre di più rispetto appunto a quelle che sono quelle risorse che già abbiamo. La materia prima ce l'abbiamo, ci dobbiamo credere fino in fondo. Io ci credo e
e credo che le nuove generazioni ci credano anche. Per questo credo che appunto la Sicilia possa davvero rappresentare il volano in realtà di tutta la penisola, di tutta l'Italia, però ci dobbiamo credere. E appunto Furci dal 3 settembre 2019 è stata anche elevata a città dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sì, 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 questo è un riconoscimento rispetto anche, abbiamo fatto questa richiesta al Ministero dell'Interno e al Presidente della Repubblica per il tramite di Sua Eccellenza il Prefetto, e rispetto a quelle quella che è la nostra storia e quello che abbiamo nel nostro comune. Poi alla fine ci è stato dato questo importantissimo riconoscimento, tra l'altro a coronamento di quello che rappresentavano appunto i 100 anni della storia di Furci, perché Furci nel 2019 appunto ha compiuto 100 anni di autonomia. E quindi ringrazio ovviamente il Presidente della Repubblica che ci ha dato questo importantissimo riconoscimento e che ha fatto diventare Furci città di Furci Siculo. In chiusura, Sindaco, andiamo a leggere qualcuno dei commenti che intanto è arrivato, tutti quanti positivi. Abbiamo anche una fiume freddese, Sebastiana Girgenti, nonché ex assessore, e abbiamo anche Musumeci. Forse si riferiva a qualcosa che diceva prima. Alberto Salmeri, grande Matteo. Luca Crescenti, un altro fiume freddese, complimenti Sindaco. Insomma, sono tutti grazie, quanti. Saluto tutti gli amici di Fiume Freddo, grazie. Grazie. Va bene. Cerchiamo di fare il nostro dovere. Il sindaco è bravo se riesce a coinvolgere i cittadini, ripeto. E chi fa politica fa semplicemente il proprio dovere, dalla mattina fino alla sera al servizio della collettività. La politica è questa. O meglio, dovrebbe essere questo. Dovrebbe essere questo, infatti. E Pino Salvatore scrive anche lui, grande sindaco. Sindaco, noi la ringraziamo per averci fatto affacciare appunto su Furci Siculo, sicuramente ci ritroveremo, magari quando verrà realizzato qualche altro progetto, insomma noi siamo felici di essere venuti a conoscenza di questa bella realtà. Grazie a Matteo Francilia, sindaco di Furci Siculo. Buonasera. Grazie di cuore a tutti quanti voi e piuttosto vi aspetto appunto a Furci Siculo. Con piacere, con piacere. Grazie, buonasera. Buonasera. E adesso lo stacchetto e poi spazio alla seconda parte del nostro programma. La seconda parte del punto web è questa settimana dedicata al rendiconto dei consiglieri di minoranza di Fiume Freddo di Sicilia sull'attività svolta fino adesso. Ci teniamo infatti a dare una visione a 360 gradi su quella che è l'attività amministrativa, soprattutto dei paesi dell'Interland Ionico Etneo che trattiamo più di frequente, e quindi al di là poi del contraddittorio, a far sì che i cittadini soprattutto possano interagire con noi, porre anche delle domande, fare dei commenti e in questo caso capire anche, cioè sapere, essere a conoscenza dell'attività appunto dei consiglieri di minoranza di Fiume Freddo di Sicilia, che ringrazio. Sono già tutti quanti in collegamento, andiamo a salutarli. Buonasera Maria Taormina, Giovanni Spinella, Giuseppe Lucifora. Buonasera. E Marinella Fiume. Buonasera. Buonasera. Grazie per aver accolto il nostro invito. E cercheremo un po' di parlare in maniera abbastanza generica dell'attività svolta in questi quasi quattro anni. Ma non potremo parlarne in maniera approfondita chiaramente perché sono quattro anni, quindi un arco temporale molto lungo. Andremo a parlare con ognuno di voi che avete sempre agito in maniera molto coesa
di determinati aspetti su cui avete formulato proposte, fatto interrogazioni consiliari e segnalazioni, insomma, su cui avete monitorato. Partiamo immediatamente da Maria Taormina. Buonasera a tutti voi e grazie per l'invito. Io credo che il nostro operato vada poi a confermare quella che è stata la nostra scelta e la volontà di volerci candidare appunto in Consiglio Comunale proprio per metterci a disposizione della collettività e quindi di occuparci di quelli che sono i problemi e le diverse dinamiche che caratterizzano il nostro paese. Presenza, ci siamo sempre contraddistinti per la nostra presenza e mi permetta di aprire una parentesi anche in Consiglio Comunale, perché comunque a differenza del gruppo consiliare di maggioranza siamo sempre stati presenti, invece a quanto hanno dimostrato negli ultimi quasi 2 anni, cioè si presentano sempre 5 consiglieri su 8 e io credo che questo non sia una cosa corretta nei confronti dei cittadini soprattutto, perché comunque a prescindere da quelle che siano le motivazioni, diciamo, di questa loro assenza, però noi abbiamo il dovere di presentarci perché siamo stati chiamati dai nostri cittadini ad occuparci delle problematiche e di ciò che riguarda il nostro paese, per cui lo dobbiamo a loro e non dobbiamo ricordarci soprattutto di loro soltanto quando si è in campagna elettorale. Quindi il sostegno che ci hanno dato in campagna elettorale è giusto che venga attenzionato e ricordato anche in momenti appunto in cui si svolge l'attività consiliare, dove si trattano appunto tutte le problematiche e le questioni fiumefreddesi. Tornando alla nostra presenza... Del gruppo dei consiglieri di minoranza ci sono diverse anime. Maria Taormina e Giovanni Spinella appartengono al Partito Democratico, di cui appunto Spinella è capogruppo. Diventerà bellissima con il capogruppo Giuseppe Nucifora e poi la lista civica con Marinella Fiume. Però appunto nonostante siate rappresentanti appunto di diverse anime anche politiche, la vostra azione si è svolta sempre in maniera coesa e insomma tutti quanti verso in una direzione. Sì, al contrario magari di quanto si voglia far pensare fuori, siamo sempre stati uniti nelle diverse decisioni e azioni intraprese in questi quasi 4 anni. E tutti e quattro allo stesso modo siamo sempre stati presenti sul territorio, tra la gente, perché poi fondamentalmente la gente è questo quello che vuole. E mi dispiace dirlo, prima sentivo il sindaco, con piacere sentivo il sindaco di Furci che diceva di coinvolgere la popolazione, ma questo purtroppo a Fiumefreddo non accade, cioè i cittadini non vorrebbero dei miracoli o delle cose straordinarie, ma semplicemente un'ordinaria amministrazione. E questo, ad esempio, partendo già dall'informazione, che purtroppo non è efficace a Fiumefreddo. Non si può pensare di utilizzare soltanto una pagina Facebook per trasmettere le informazioni, sia perché comunque Facebook non è l'unico mezzo di comunicazione, in quanto ciò che si dimentica è che non tutti i cittadini hanno Facebook e quindi sono presenti su Facebook, per cui si va ad informare soltanto una parte di popolazione e l'altra parte poi che fa? Come viene a sapere le informazioni? Per cui, a parte che anche sulla pagina stessa del comune non si vanno poi a pubblicare tutte le informazioni, quindi sarebbe opportuno utilizzare altri mezzi affinché la popolazione venga informata tutta. Poi mi viene, pensavo alla... Sì, sì, prego. prego. No, pensavo ad esempio tra le altre cose la scorsa intervista, 2 sere fa, l'intervista del sindaco e del consigliere Spinella, quando il sindaco ha detto che si sono con questa amministrazione si è sempre contraddistinta per la realizzazione delle opere pubbliche, però i cittadini non è che poi alla fine campano di piazze, di statue o di altro, cioè quello che chiedono sono l'efficacia e l'efficienza dei servizi, dei normali servizi, così come avviene anche negli altri comuni. Per cui, a parte, diciamo che tornando alla realizzazione delle opere pubbliche, c'è da dire che sia Piazza Castello che Piazza
la piazza di Feudo Grande, cioè sono i cittadini che stanno pagando queste piazze con i mutui accesi nella precedente amministrazione, nella precedente legislatura dell'attuale sindaco. E poi quando i cittadini, e chiudo parentesi riguardo le piazze delle opere pubbliche, In questo momento stiamo vedendo la piazza centrale. stavo guardando insieme a voi. Tornando, diciamo, al discorso, sì, la realizzazione delle opere pubbliche è importante, ma fino a un certo punto, cioè dovrebbe avvenire dopo dopo aver dato i servizi essenziali ai cittadini. E quando poi le persone vanno a sbroccare su Facebook, hanno le loro ragioni, e mi dispiace che poi vengano denunciate solo perché denunciano loro su Facebook lo stato di abbandono e di degrado presente in questo paese. E tra l'altro non è un'azione comunque che, cioè sono rimasta così sbalordita perché comunque sappiamo che Speriamo, diciamolo, una cosa, consigliere Taormina. Ci cosa? riferiamo, dico, a cosa nello specifico? Sì, Parlava di l'avevo denuncia. detto prima, sì, l'avevo detto prima che comunque i cittadini hanno ragione quando vanno poi a sbroccare su Facebook e tra l'altro mi è dispiaciuto, dicevo, che sono stati poi denunciati perché credo cioè sia un loro diritto anche andarsi a lamentare quando poi la macchina amministrativa non è efficace così per come dovrebbe essere. Abbiamo visto prima nel paese di Furci, non credo che i cittadini si lamentino allo stesso modo, così come si lamentano a Fiumefreddo. Soprattutto in un momento del genere, non credo che la denuncia sia stata una cosa opportuna, anche perché tutti noi abbiamo comunque, viviamo tuttora le conseguenze anche economiche, i disagi economici causati dal Covid, per cui andarsi poi a pagare anche le spese solo perché si è semplicemente detto ciò che si pensa sul proprio paese, non è carino. Comunque, tornando alla. Andiamo anche a leggere qualche commento che intanto è arrivato sulla nostra Sì. pagina Facebook. Domenico Turillo, buonasera. Una domanda estesa a tutti. La presenza di un progetto sulla rete idrica era a vostra conoscenza? Sulla rete idrica, Sì, non puoi ripetere? Non ho letto. la presenza di un progetto sulla rete idrica era a vostra conoscenza? Questo No. magari avremo modo poi di approfondirlo dopo, No, no, comunque. credo però che io sappia, no, però dopo approfondiranno i miei colleghi la questione idrica. E poi Angelo La Rosa che scrive: mi permetto di ricordare ai consiglieri di Fiumefreddo un ulteriore impegno nelle azioni del Consiglio Comunale per l'apertura del pronto soccorso di Giarre, atteso ormai da troppo tempo. A parte un atto di indirizzo del Consiglio Comunale di Giarre, pare che gli altri comuni del distretto siano letteralmente scomparsi dalle azioni a proposito. Sì. E Anche su questo poi. bisogna vedere a chi si è rivolto il dottor Sì, Angelo signora, Rosso, sì. E poi Angelo La Rosa continua. perché è il presidente del Consiglio Comunale, non ai consiglieri di minoranza. Sì, Sì. esatto, Giovanni. Continua, forse la domanda è fuori luogo, ma l'argomento è sempre di attualità. Completa, continua Angelo La Rosa. A Condividiamo. me posso rispondere io al signor Angelo La Rosa? Certo. Siamo stati noi, come consiglieri di minoranza, a sottoporre l'attenzione al Consiglio Comunale, tempo fa, quando avevamo seguito le lotte, giuste del gruppo Vogliamo, l'ospedale, in cui lei ha un importante ruolo, insieme con altri. Leadership, siamo stati noi a suggerire questa azione ed infatti si fece l'atto
atto di indirizzo su nostra proposta che fortunatamente riuscì ad essere votato dalla maggioranza, da tutto, all'unanimità da tutto il Consiglio Comunale. Dunque, se è necessario ancora portare avanti queste lotte, se questo non è bastato, come evidentemente non è bastato, siamo sicuramente al vostro fianco e ci coordiniamo molto volentieri con voi. Bene, abbiamo così dato risposta anche ad Angelo La Rosa, che salutiamo. Maria Tornina, sì, continuiamo sì. a parlare. Parliamo appunto, iniziamo a parlare di un aspetto della vita amministrativa, sì, sì. Infatti, la raccolta tasto dolente, che è appunto la manutenzione del verde pubblico. Sì, riguardo il verde pubblico, diverse sono state le segnalazioni e le richieste di interventi di manutenzione al fine appunto di evitare diciamo delle conseguenze negative, ma anche per il decoro urbano. Quindi non solo mettere in sicurezza la popolazione, ma anche per il decoro urbano. Ad esempio, abbiamo visto settimana scorsa il crollo dell'albero nel plesso di Giovanni Verga. Via Bellini è stata. Via Bellini è stata segnalata diverse volte, tra l'altro anche lo stesso albero, se non erro, è caduto anche su un'abitazione. Vedendo appunto l'albero in questione. Sì. Prego, prego. Un'abitazione l'anno scorso, circa 10 mesi fa. E dicevo, anche le palme di Via Bellini, il verde di Via Bellini, di Val do Moro, di Via Marrera Pisardi, abbiamo sempre segnalato la villetta di Via Diaz, di attenzionare appunto questa parte di verde pubblico che per tanto tempo è stato trascurato, comunque non viene curato in maniera costante. Ad esempio c'è un albero in Via Aldo Moro che i quali rami proprio cadono sulla strada e si poggia addirittura su un filo della luce. Quindi questo comunque è stato posto all'attenzione diverse volte, ma ahimè ancora si trova allo stato in cui si trovava parecchi anni fa. Anche, dicevo, Un'ultima segnalazione, infatti, è quella fatta in data 5 agosto, appunto, sì, con richiesta di urgenti interventi di manutenzione in diverse vie del paese. Ma anche la villa comunale, difatti, anche all'interno, riguardo la villa comunale, già le segnalazioni sono avvenute nel 2018, quindi qualche mese dopo l'insediamento. Però purtroppo queste nostre segnalazioni forse non sempre, a quanto pare non sempre sono state tenute in considerazione. E diciamo, cerchiamo di impegnarci in maniera costante su quello che rientra nei nostri ruoli, nei nostri compiti. E anche riguardo ad esempio l'illuminazione, mi è venuto in mente adesso parlando della villa comunale, sì, è stata illuminata, ma poi di fatto, pensando anche ai giochi dei bambini, non è che ci sia poi siano messi in sicurezza, diciamo, i giochi comunque non sono curati, e quindi era più che un'occasione, rappresentano un pericolo per i bambini. E riguardo appunto anche l'illuminazione, riguardo appunto il contesto, l'argomento illuminazione, la prima segnalazione è stata fatta, se non erro, nel gennaio 2018, e insieme ai consiglieri di minoranza abbiamo protocollato una lettera in cui abbiamo segnalato 80 punti luce con annesso numero civico, in modo da individuare subito diciamo l'illuminazione non funzionante, e anche in questi anni sono state segnalate le diverse vie che si trovano totalmente al buio. Anche se nell'ultimo anno, negli ultimi 2 mesi sono state cambiate delle lampadine, però poi fondamentalmente non è che ci sia un'ottima illuminazione. Tra l'altro c'era anche Via di Vittorio, e ci
ci sono arrivate delle foto anche da alcuni cittadini che ci segnalano comunque appunto altre vie, come appunto la stessa via Verga. Sì, dicevo via Verga e anche altre vie del paese, e a volte anche via Liberto e al buio. Dicevo, riguardo all'illuminazione, non abbiamo notizie del progetto riguardo l'illuminazione a LED, nonostante anche in consiglio comunale io stessa chiesi qualche mese fa al sindaco che fine ha fatto questo progetto, però ancora non abbiamo notizie sulla realizzazione di tale progetto. Mi viene da pensare, magari avremo qualche notizia l'anno prossimo. Tornando al nostro operato, la nostra attenzione è stata sempre posta sulle diverse problematiche, ad esempio riguardo il contesto scuola, in quest'ultimo anno ci siamo occupati dei diversi problemi presenti sui diversi plessi. Ad esempio riguardo il plesso Vigna Grande, il plesso di Via Meli a Vigna Grande, abbiamo sostenuto il comitato spontaneo dei genitori nella battaglia, diciamo, per la realizzazione della derattizzazione. E anche qui, dopo tre ordinanze di chiusura, una dietro l'altra, cioè si è agito soltanto dopo tre ordinanze. E c'è stato risposto che la derattizzazione è stata eseguita, però cioè, ci volevano tre ordinanze di chiusura per agire direttamente. E poi anche sul posto siamo stati presenti sin dal primo momento in cui siamo stati chiamati dai genitori. Riguardo anche il plesso di Fotogrande, l'anno scorso abbiamo posto l'attenzione nel mese di dicembre riguardo sulla carenza idrica e i disagi che si sono creati a causa di questa. Difatti, non essendoci appunto acqua, non era possibile tirare lo sciacquone, quindi si venivano a creare dei disagi riguardo i servizi igienici. Per cui anche qui abbiamo posto l'attenzione su queste problematiche e qualche mese dopo finalmente è stato installato il contenitore, appunto l'autoclave, al fine di poter risolvere questa problematica. Alla carenza d'acqua che notoriamente si verifica a Fotogrande, soprattutto abbiamo visto anche quest'estate diverse problematiche di carenza idrica nel quartiere di Fotogrande. Sì, io però mi riferisco al mese di dicembre 2000, dell'anno scorso, 2019, quando è successo quando abbiamo posto l'attenzione su questa problematica. Cioè, i genitori ci hanno contattato negli ultimi mesi del 2019, quindi non eravamo nei mesi estivi, non ci trovavamo. Anche ad esempio, sempre restando nel tema bagnetti scuola, abbiamo posto anche l'attenzione sui bagnetti del plesso Piemonte, i bagnetti della Materna che da 3 anni erano chiusi. E dopo aver posto un'interrogazione all'amministrazione a febbraio del 2020, siamo venuti a conoscenza della realizzazione dei lavori a settembre solo attraverso un sopralluogo, perché non abbiamo avuto risposta, nonostante, e ancora oggi cioè la risposta ce l'abbiamo avuta tramite il sopralluogo, ma non abbiamo appunto avuto risposta all'interrogazione se non quando poi siamo andati di presenza a scuola nel mese di settembre, visto che i lavori erano stati realizzati. Tra l'altro, proprio sulla scuola abbiamo chiesto abbiamo posto l'attenzione più volte, anche chiedendo dei punti specifici, di inserire dei punti specifici all'interno del consiglio comunale. Addirittura abbiamo chiesto un paio di mesi fa, prima ancora della pandemia, un consiglio comunale aperto
in modo da che permettesse ai genitori di poter assistere e allo stesso tempo essere informati su quelle che sono poi le problematiche, che erano poi le problematiche della scuola. Perché di fatto riteniamo questo, nel senso che sia giusto informare i cittadini, anche ad esempio quando una cosa non si può fare, non è realizzabile, no? O comunque per diversi motivi non è possibile magari intervenire subito su una determinata problematica. È giusto, almeno a mio avviso, spiegare perché non si può andare ad intervenire su una determinata problematica o comunque risolvere subito la questione. I cittadini chiedono questo, di essere informati e di essere a conoscenza su quello che poi accade nell'intero territorio fiumefreddese. A proposito appunto del Plesso Piemonte, appunto risale al 1° ottobre un post del consigliere Giovanni Spinella sul crollo di parte, diciamo, del controsoffitto della scuola del Plesso Piemonte. Sì, fortunatamente non è accaduto mentre i bambini erano a scuola. Mentre i bambini erano a scuola. Consigliere Spinella, se vuole appunto intervenire anche su questo. Sì, ma io più che altro mi riallaccio anche a proposito di questo post, a proposito della caduta di questo controsoffitto, mi riallaccio anche al discorso della collega Taormina, che era stato ben preciso e articolato sulla questione delle denunce ai cittadini del comune di Fiumefreddo. La denuncia, visto che il sindaco nelle scorse ore, in una precedente trasmissione, ha tirato in ballo anche il sottoscritto relativamente ad una denuncia che doveva fare me invece di farla ai cittadini di Fiumefreddo, è avvenuta per un post del sottoscritto del 1° ottobre, in cui denunciavo che il controsoffitto era caduto presso il corridoio della scuola Principe Piemonte. A seguito di quel post ci sono stati dei commenti di cittadini di Fiumefreddo che in qualche modo protestavano su quanto stava accadendo nella scuola Principe Piemonte, ma protestavano più che altro su quello che sta succedendo più che altro in tutte le scuole. Vede, criticare è una particolare valutazione che si fa sull'operato di una persona, e chi fa politica, e mi riferisco al sindaco, deve sapere accettare quello che si dice, quello che è la critica dei genitori, e poi fondamentalmente dei bimbi che vanno a scuola. Bene, qualche genitore in merito a questi commenti è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Catania, e questa è una nota dolente per la comunità di Fiumefreddo, molto, molto sentita, insomma. Sentivo prima il sindaco di Forcisicolo dire che bisogna coinvolgere in tutto i cittadini, qua a Fiumefreddo invece i cittadini si denunciano. E ci tengo a precisare questo, che un sindaco che denuncia i propri concittadini ha perso il contatto con il tessuto sociale del proprio territorio. Un sindaco che denuncia i propri cittadini calpesta quello che è l'essenza del suo ruolo, cioè quello di rappresentare tutti. E un sindaco che denuncia i propri concittadini lo fa perché a causa del suo operato ha perso il controllo di quello che è la situazione del comune. Io ci tenevo a fare questa piccola parentesi perché conosco molte delle persone che sono state denunciate, e onestamente questa è una delle pagine più tristi del comune di Fiumefreddo da quando il sottoscritto ha iniziato a fare politica. Io ho voluto aprire questa parentesi perché ci tengo a precisare questo accadimento, perché è una cosa che onestamente per chi fa politica non si è mai vista, e molte volte anch'io mi sono preso qualche commento piccato da parte di qualcuno, perché non sempre tutte le persone sono d'accordo con noi, ma ci sta per chi fa politica subire dei giudizi, subire delle critiche, ed è il gioco delle parti. E quindi molte volte chi fa politica dovrebbe capire che i genitori o i cittadini hanno tutto il diritto di poter esprimere un loro parere. Io volevo precisare soltanto questo. Sì. Andiamo a vedere altri commenti, forse ne sono arrivati altri. Domenico Turillo, sì, al signor Spinella, allora lo leggiamo dopo. Angelo La Rosa,
In realtà non mi sono rivolto a nessuno, doveva esserci una comunicazione del presidente del consiglio di Giarre a quello degli altri comuni. Portate avanti la questione, visto che l'argomento non ha colore politico o diatribe maggioranza e o minoranza. Grazie. Anche su questo, se posso dire la mia un attimo, noi ci siamo sempre adoperati a sostegno della causa dell'ospedale di Giarre. Il dottor Angelo La Rosa lo può confermare, io come tutti i miei colleghi di minoranza. Ad oggi però non ci è pervenuta alcuna comunicazione per portare in seno al Consiglio Comunale qualche iniziativa, ma saremo ben lieti di farlo, come ha detto prima la collega Fiume, appena ci sarà fornito qualche materiale in merito. Ho detto prima al Consiglio Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, perché pensavo che già c'era stata qualche comunicazione intercorsa tra il Comitato che vogliamo l'ospedale di Giarre e il Comune di Fiume Freddo stesso. Maria Taormina, andiamo a concludere appunto la tematica scuole. Sì, appunto, dicevo che è stata sempre da parte nostra posto l'attenzione e cercando di coinvolgere appunto i cittadini e, come dicevo, avevo detto appunto prima, addirittura chiedendo dei consigli comunali aperti, ovviamente prima della pandemia, affinché venissero a conoscenza di ciò che riguardava le problematiche dei plessi scolastici, perché è chiaro che magari i genitori si allarmano un po' più del dovuto quando all'interno del contesto ci sono i propri figli, ma non si deve essere per forza genitore per preoccuparsi di queste problematiche e quindi anche, cioè, è normale, diciamo, porre l'attenzione sugli ambienti che poi vengono frequentati dai nostri cittadini e un contesto, appunto, il contesto scolastico, un contesto sociale frequentato appunto dai nostri bimbi. L'attenzione, appunto, condividevo quanto scritto dal signor La Rosa prima, ritengo che riguardo tutte le questioni e le problematiche del paese non si debba fare differenza tra minoranza o maggioranza o guardare il colore politico. Almeno noi abbiamo sempre cercato di promuovere un tipo di politica che sia costruttiva, che sia stata appunto costruttiva, proprio per affrontare quelle che sono le problematiche del nostro paese, cercare di migliorare quanto è possibile ciò che caratterizza appunto la nostra comunità, anche riguardo appunto le dinamiche presenti sul territorio. In conclusione, consigliere Taormina, cosa prevede nel futuro prossimo? Spero di poter continuare a mettermi a disposizione della comunità e poter proseguire, diciamo, questo percorso e continuare ad impegnarmi sempre di più, perché sicuramente anch'io ho da migliorare ancora tanto in questo percorso, anche perché è la mia prima esperienza e devo dire che mi ha coinvolto particolarmente questa esperienza da un punto di vista anche personale, perché comunque ho arricchito la mia persona sia riguardo le mie conoscenze, perché tante cose poi riguardo il proprio paese le ho conosciute magari stando tra i banchi dell'aula consiliare, no? E poi anche perché conosci appieno il tuo paese, le persone, quindi io l'ho visto un arricchimento anche per la mia persona, ma allo stesso tempo vorrei continuare a mettermi a disposizione così come ho sempre fatto per gli altri. Bene, andiamo adesso al consigliere Spinella. Con Giovanni Spinella iniziamo subito a parlare di uno dei temi, insomma, che da anni a Fiume Freddo di Sicilia sono poi dei temi, insomma, perenni in qualche modo. Il tema si ACE, è stato approvato, appunto, cioè partirà il piano di caratterizzazione dell'area ex si ACE, dunque si avvierà, insomma, il completamento della bonifica e questo, diciamo, anche grazie al vostro contributo. Sì, guardi, io
per mia natura non so nemmeno perché mi sono occupato sempre di ambiente, ecologia e sanità pubblica. Parto dalla SIACE perché siamo stati sempre, nonostante siamo consiglieri di minoranza, siamo stati sempre, oltre a vigilare sugli atti amministrativi, siamo stati sempre propositivi. E spiego perché. Proprio sull'area ex SIACE abbiamo, insieme ai miei colleghi, raccolto attraverso il portale cenci.org 1000 firme che abbiamo per la a richiesta della bonifica, che abbiamo inviato all'assessorato ambiente di Palermo. Abbiamo ricevuto convocazione in assessorato, in particolare in commissione ambiente, dal presidente Savarino, una convocazione per il 19 marzo 2019 a cui abbiamo partecipato grazie anche all'impegno del deputato Antonio Barbagallo, all'Associazione Democratica Città e alla sezione locale del PD. E come dicevo prima, abbiamo partecipato affinché venissero accolte le nostre richieste di bonifica di questa quest'area particolarmente vasta. Ci recammo appunto, come dicevo prima, il 19 marzo a Palermo, e in quella sede, in cui era presente sia la città metropolitana di Catania sia appunto i tecnici della regione siciliana, e ci venne comunicato che si stava avviando una prima fase di progettazione di caratterizzazione della zona per un investimento pari a 2 milioni di euro. Dispiace dire però in questo che, nonostante il nostro impegno, in quella sede, il 19 marzo, arrivò una comunicazione, che visto che era stato invitato anche il sindaco, arrivò una comunicazione da parte del comune di Fiumefreddo in cui diceva al presidente Savarino di commissione che il sindaco non poteva partecipare in quanto doveva presenziare alla processione di San Giuseppe a Fiumefreddo. Questa è per quanto riguarda l'attività svolta sulla SIACE, a cui ancora stiamo dando seguito, a cui ancora stiamo prestando i nostri deputati di riferimento, eccetera, eccetera. Premetto anche da dire che c'è stata anche una convocazione di consiglio comunale da parte del sindaco ultimamente, in cui chiedeva supporto in una sua attività da intraprendere con i deputati regionali. Ma quando il Consiglio Comunale si pronunciò in merito, si decise di non dare mandato al suo documento, ma di riconvocare il Consiglio Comunale per aggiornare il documento stesso e aggiungere determinate proposte da parte del Civico Consesso. A quella richiesta del Consiglio Comunale relativamente all'area ex SIACE non venne dato mai seguito, quindi non solo non passò il documento del sindaco che chiedeva suo supporto in questa direzione, ma non si diede nemmeno spazio ai consiglieri che volevano ampliare quel documento e volevano apportare determinate proposte al fine di migliorare quanto più possibile questa situazione. Quindi riguardo all'area SIACE siamo stati sempre propositivi, abbiamo lavorato affinché si ottenesse questa famosa bonifica, ma da parte del primo cittadino, da parte dell'amministrazione, non c'è stato mai un segnale ben preciso, un segnale a sostegno della nostra attività, ma si è fatto sempre un percorso diverso da quello che erano l'attività a sostegno della bonifica. Premetto anche, e mi piace precisare, che in quelle 1000 firme raccolte sul portale cenci.org a sostegno della bonifica della SIACE, nessun amministratore che appartiene alla maggioranza, nessun assessore, nemmeno il sindaco, si adopererò a firmare quel documento. In quella sede, oltre alla questione SIACE, portammo anche alla ribalta la situazione della riserva naturale. Perché portammo alla ribalta la situazione della riserva naturale? Perché la riserva naturale, il 17 gennaio del 2018, era stata colpita da un vasto incendio che aveva devastato diversi ettari di macchia mediterranea. Diciamo che ci sono stati diversi incendi, che si sono susseguiti diversi incendi che hanno appunto distrutto gran parte perlomeno di un'area della riserva, della pre-riserva. Esatto.
E in quella sede portammo anche le nostre dimostranze relativamente alla riserva naturale, a quel vasto incendio che è stato appurato essere stato anche doloso. Ancora però, quello che ci fu detto dall'assessore Cordaro è stato che aspettava da parte del Comune di Fiume Freddo e congiuntamente al Comune di Calalgano un accordo sul piano di gestione della preriserva della zona B. Ad oggi questo piano non è pervenuto alla regione siciliana, ancora attendono il piano di gestione della preriserva. Ad oggi la preriserva è inaccessibile per tutto il percorso, in quanto danneggiato, nessuno ha pensato bene di occuparsi di rifare i vialetti e di... E quelle di... che vediamo infatti sono immagini che riguardano diversi anni fa, quando ancora appunto il percorso era fruibile. Esatto. Quindi quello che abbiamo chiesto è stato quello di puntare i fari su queste due grandi aree verdi, polmoni verdi e risorse volano del Fiume Freddo, affinché non venissero tirati nel dimenticatoio. Peraltro voglio precisare, a proposito di incendi, visto che insieme ai miei colleghi abbiamo fatto una grande attività relativamente anche alla legge 353 del 2000, che intendo denominare legge quadro sugli incendi boschivi, noi abbiamo in tal senso presentato una interrogazione in cui chiedevamo, nei termini di legge, se il Comune di Fiume Freddo avesse ottemperato a quelle che sono le normative e quindi se avesse fatto un apposito catasto relativamente ai soprassuoli percorsi dal fuoco. Ci fu risposto qualche settimana dopo che gli unici catasti fatti per quanto riguarda i soprassuoli percorsi dal fuoco riguardano gli anni 2008, 2009 e 2010. Quindi, in barba a tutte le leggi che parlano di incendi boschivi, ad oggi non c'è un aggiornamento ben definito di quello che sono di quello che è il catasto a Fiume Freddo dei soprassuoli percorsi dal fuoco. Quindi, a dimostrazione della nostra bontà e delle nostre proposte, delle nostre e dei nostri suggerimenti all'amministrazione, ad oggi, ripeto, troviamo una situazione disastrosa e troviamo una situazione che non ci piace affatto. Mi sposto sempre per parlare di ambiente, ecologia, in particolare in questo caso dei rifiuti. Io ho partecipato in particolar modo a una trasmissione che non so se avete visto qualche ora fa su un altro canale, in cui il sindaco dichiarava a proposito dei rifiuti di determinate percentuali, di determinate azioni a sostegno di quella che è la buona politica ambientale del Comune di Fiume Freddo. Ebbene, noi siamo in questo momento, a Fiume Freddo abbiamo una raccolta differenziale che si attesta al 40%. Da sempre in Consiglio Comunale abbiamo incalzato l'amministrazione affinché si occupasse meglio del problema, perché sappiamo benissimo che una maggiore raccolta differenziata porta dei benefici alla cittadinanza, in particolare sul costo di quello che è lo smaltimento dei rifiuti. Ma anche qui, ripeto, nonostante le mille proposte fatte in Consiglio Comunale, non ci è stato dato modo di poter migliorare l'andazzo. A che proposte mi riferisco? Mi riferisco alla proposta fatta insieme a tutti i miei colleghi sulla Casa dell'Acqua, che era un progetto fatto a costo zero, un progetto che avrebbe diminuito di gran lunga la produzione a livello locale di plastica e vetro. Mi riferisco sempre a un progetto presentato da me e dai miei colleghi, riferito al denominato progetto Comuni Smart, che avrebbe portato all'installazione di apposite macchinette automatizzate per la raccolta di plastica e vetro, che appunto avrebbe diminuito sempre l'emissione in ambiente di questi particolari. Abbiamo un attimo perso la connessione con il consigliere Spinella, vediamo di ripristinarla. Intanto vediamo, mentre il consigliere
si collega nuovamente, se sono arrivate domande oppure altri commenti sulla nostra pagina. No, non sono arrivati. Sì, Domenico Turillo commenta: l'illegalità non ha commenti, perché quelle che vedevamo scorrere prima erano alcune immagini relative a delle segnalazioni giunte soprattutto quest'estate su una situazione un po' di incuria e di abbandono anche di rifiuti nelle strade di Fiume Freddo. E il consigliere Spinella non ha ancora ripristinato la connessione. E continueremo dopo. A questo punto passo al consigliere Giuseppe Nucifora e poi torneremo dopo a parlare con Giovanni Spinella. No, a meno che forse, vediamo se ce la facciamo. No, c'era anche infatti una domanda del signor Turillo, sempre al consigliere Spinella. Ma per adesso non sta riuscendo a collegarsi. Vabbè, lo ritroveremo dopo. Andiamo al consigliere Giuseppe Nucifora. Col consigliere Nucifora andiamo a trattare la questione, l'annosa questione dell'acqua. In una delle puntate precedenti, in un'intervista del sindaco Sebastiano Nucifora, il consigliere Giuseppe Nucifora era stato tirato in ballo più volte, come perché appunto facente parte della precedente amministrazione comunale guidata da Marco Alosi, e nello specifico faceva parte della commissione consiliare proprio inerente appunto la questione idrica. Consigliere Nucifora, partiamo da qui, da una risposta, anche da un breve excursus, da quella che è la sua versione. No, non si tratta di quella che è la mia versione. Si tratta di situazioni oggettive e di situazioni che poi sono suffragate tutte quante da atti. Quindi quando io sento, e lo ha ribadito sino a due giorni fa in un'altra trasmissione, che il sindaco ha detto testualmente che ha raccolto le firme perché bisognava chiedere ai cittadini se l'acqua doveva essere pubblica o se doveva essere privata, quando c'è una legge ottenuta grazie a un referendum in cui i cittadini hanno detto che l'acqua è pubblica, vuol dire che lui non sa nemmeno di cosa si sta parlando. Lui, insieme a tutti quelli che hanno collaborato a questo tipo di situazione, 6 anni fa hanno imbrogliato i cittadini dicendogli che c'era chi si stava vendendo l'acqua, andando a costruire poi una campagna elettorale su questo tema. All'epoca, quando lui continua a insistere che fu bocciata la loro proposta di eliminare il progetto perché noi volevamo privatizzare, eccetera, assolutamente falso. Il Consiglio Comunale, responsabilmente su un tema così serio, ha istituito una commissione consigliare speciale dove i signori dell'allora minoranza non parteciparono. Noi indicammo, perché non c'era nessuno di loro presente, la collega Cascino, in virtù del fatto che è un ingegnere, quindi è un tecnico a far parte di questa commissione, ma siccome loro erano contro a prescindere e non erano per studiare il problema, per trovare una soluzione ai problemi che c'erano e che ci sono, non hanno mai inteso partecipare. Quando noi portammo il nostro studio dopo 5 riunioni, e questa è l'unica commissione consigliare speciale che funziona, che ha funzionato a Fiume Freddo negli ultimi, dico almeno 20 anni, dagli atti che ho potuto andare a verificare io, quando noi abbiamo presentato insieme al collega Eugenio Ragonesi una relazione di 10 pagine che parla anche della parte storica su questa vicenda dell'acqua, perché la gente ancora crede che acqua non ne dobbiamo pagare perché De Maria ce l'ha lasciata, eccetera, eccetera. L'ascito di De Maria. E ora ci arriviamo. È bene ricordare che quel giorno, il consigliere Cascino, il consigliere
Patti, il consigliere Vecchio, non hanno votato nemmeno la relazione in cui noi dicevamo tutta una serie di cose, tra cui anche l'eliminazione del project dal piano triennale delle opere pubbliche, perché in quel momento ritenevamo che il servizio lo poteva continuare a gestire il comune. Loro non l'hanno votata, perché in consiglio comunale hanno detto no, si deve fare il referendum, perché a loro interessava solo la questione politica. E riconosco, perché bisogna essere onesti anche intellettualmente, che solo il consigliere Gagliardotto quel giorno rimase in aula e votò coerentemente con quello che aveva detto. Noi abbiamo messo diversi punti, tra cui il collegamento delle vasche, tra cui andare a verificare le perdite e gli allacci abusivi, tutta una serie di cose, alcune delle quali furono fatte, altre non sono state fatte e le ha fatte anche questa amministrazione. Quindi loro parlano di una cosa alla quale loro stessi non hanno voluto partecipare, probabilmente perché non si ritenevano nemmeno all'altezza di affrontare questo tema, mi viene da pensare. E oggi va a succedere che sono loro stessi non solo a dover approvare le tariffe, e poi entreremo nell'argomento, ma sono loro stessi che da qui a qualche settimana si renderanno conto che determinati servizi il comune non è nelle condizioni di farle, perché voglio vedere, visto che lui dice che entro febbraio partiranno con le letture e che i contatori che ognuno di noi ha a casa funzionano, voglio vedere quali sono questi dipendenti che debbono fare questo servizio, con quali strumenti lo debbono fare e quali contatori, perché tutti quanti noi a casa abbiamo un contatore, ce l'hai pure tu Rita, voglio vedere qual è questo contatore che ad oggi è a norma rispetto a quelle che sono le leggi nuove. Nella scorsa puntata, appunto, il sindaco Nucifora diceva che questa questione, insomma, è una questione che non esiste, perché anche i consiglieri di minoranza hanno votato il pagamento dell'acqua a consumo. Allora, lui dice quello che gli conviene a lui dire, e in questo senso lui è un prestigiatore che potrebbe andare benissimo a qualche trasmissione tipo Domenica In o a quella di Barbara D'Urso. I punti sono stati: uno, quello relativo alla carta dei servizi, al regolamento, che tra l'altro noi abbiamo ricevuto con un mese e mezzo, due mesi di anticipo, che abbiamo avuto il tempo di studiare, che abbiamo avuto il tempo per produrre 10 emendamenti. Cioè, ne dico uno di quelli, di questi, che è quello più lampante, era previsto nella loro bozza di regolamento che chi pagava in ritardo doveva pagare degli interessi di mora del 3,5%. Questo non ci sarà più grazie a un emendamento che noi consiglieri di minoranza abbiamo presentato e che poi tutti quanti hanno votato. Quella proposta prevede, anzi, la carta dei servizi, dove ci sono tutta una serie di diritti che i cittadini hanno nella risoluzione del guasto, che hanno il diritto di avere un numero di telefono, una casella di posta elettronica a cui rivolgersi, che hanno dei tempi certi su cui bisogna risolvere il problema, che possono chiamare al comune e dire: mi verificate il contatore, verificate la pressione. Questo è quello che c'è scritto in quei documenti ed è quello che noi abbiamo potuto studiare e abbiamo potuto votare. Dopodiché, che sono, ripeto, principalmente i diritti dei cittadini. Dopodiché, quando noi siamo passati alla fase delle tariffe, quelle tariffe noi ritenevamo e riteniamo tuttora che sono false, perché non rispecchiano quelli che sono i reali costi dell'ente, che tra l'altro non tengono conto di tutti i costi accessori che ci saranno per la lettura, per la bollettazione, per l'invio delle fatture, per i nuovi contatori, che il prossimo sindaco, perché chiaramente lui sa già che non verrà mai rieletto, perché in mezzo alle 100 cose che possono succedere, sicuramente la domanda che hai fatto prima alla collega Dormia, dovevi farla a me, cioè cosa prevedi per il futuro? Che sicuramente tra un anno e passa avremo un sindaco diverso. Perché non tiene conto di questo, lui sa che non ci sarà lui, e quindi chi viene dopo si ritroverà questa patata bollente e passerà per essere brutto e cattivo. Lo stesso consigliere Gagliardotto aveva proposto in aula
un emendamento. I cittadini, insomma, vogliono sapere allora poi quali saranno realmente queste tariffe allora. Ecco, questo ora ci arriviamo, perché lo stesso consigliere Gagliardotto quella sera aveva proposto, o almeno voleva proporre, un emendamento che non siamo nemmeno riusciti a comprendere appieno, anche perché purtroppo per fare i consigli comunali di streaming vi posso assicurare che non è il massimo. Ma bisognava farle per forza quella sera. Quando il sottoscritto, ed era mezzanotte e mezza passata, ha chiesto al funzionario, che è il commissario Zagami, ma abbiamo una scadenza, dobbiamo farlo per forza questa sera, dobbiamo farlo per forza entro il 31 di dicembre, perché questo poi è il tema. E il funzionario, quindi non il consigliere di maggioranza o di opposizione, il funzionario mi risponde: no, non c'è alcun obbligo di votarle per forza in questo momento. Quindi si possono rinviare, è tutto in streaming, quindi chiunque lo può andare a vedere. Il Presidente del Consiglio mi risponde: sì, si può rinviare. A mezzanotte e mezza il sindaco, che nel frattempo si era addormentato, si sveglia, prende la parola, si deve fare stasera, ora, subito, immediatamente, e non si può rinviare. Quando invece dovevamo avere il diritto, il tempo di poter studiare se quelle tariffe sono vere, se sono false, se sono adeguate, se è stata fatta una ricognizione, una scansione di tutte quelle che sono le anagrafiche delle utenze che sono attive. Tra due anni ci saranno delle cifre che saranno assolutamente oltre, ben oltre quelle che sono quelle attuali, ma lui è sereno, perché tanto poi Covid appresso se ne parla. Lo stesso discorso riguarda l'adesione o meno all'ATI, su cui anche lì ha fatto una speculazione, perché loro sono per la gestione del comune, come se ci fosse qualcun altro che invece vorrebbe cedere autonoma, appunto. E infatti su questo tema noi gli abbiamo detto: siccome per la gestione autonoma la regione richiede tutta una serie di documenti, di allegati che riguardano il numero, la ricerca delle perdite, la qualità delle acque, allora prima portaci questi documenti, prima il Consiglio Comunale porta questi documenti, dimostra che abbiamo effettivamente noi tutti i requisiti, e poi il Consiglio Comunale non deve fare altro che prenderne atto, e sicuramente saremmo stati tutti ben felici. Ma andare a votare così a scatola chiusa in fiducia, e poi dopo gli uffici forse se ci riescono, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, dove tra l'altro anche lì non avevamo alcuna urgenza, visto che l'Assemblea Territoriale Idrica ATOP 2 di Catania, con la delibera del 10 dicembre 2020, aveva detto fino al 31 dicembre 2023, e ripeto, vi sto parlando di atti che chiunque si può andare a scaricare da internet, fino al 31 dicembre 2023 potete comunque in proroga, in deroga, continuare con le gestioni interne. Per cui, perché prima non mi deve portare gli atti, le relazioni, le tabelle in consiglio comunale, e questo passaggio lo deve fare dopo? Perché come lui stesso ha detto l'altra sera, e noi siamo per farla così, noi almeno ci proviamo, ci tendiamo, poi se chi viene dopo non ci riesce, noi non è colpa nostra, perché lui sa benissimo che purtroppo, e sottolineo questa parola, noi non possediamo alcuni di quei requisiti. Io mi auguro di sbagliarmi, ma purtroppo noi siamo lontani da tanti parametri, compreso quello della qualità delle acque, perché la regione dice che ci sia una qualità così importante da una falda che si trovi all'interno di una riserva naturale, di un'oasi protetta, che ci debba essere una quantità di cloro minima. La nostra acqua purtroppo non è così. Se si sbaglia il cloro, se non funziona correttamente il dosaggio, ne sappiamo qualcosa, l'acqua diventa veleno. Però lui anche lì, siccome sa che poi chi verrà dopo, lui intanto si salvaguarda che lui ci ha provato, poi chi viene dopo, tanto a lui non gli importa, sicuramente non ci sarà lui. Andiamo a leggere appunto la domanda che il signor Turillo faceva in merito alla rete idrica.
In merito alla rete idrica. Una domanda estesa a tutti. La presenza di un progetto sulla rete idrica era a vostra conoscenza? Il progetto sulla rete idrica noi siamo venuti a conoscenza qualche settimana fa, quando a me, così come al collega Spinella, è arrivata la delibera di giunta con cui l'avevano approvato. Né più e né meno. È un progetto, se non ricordo male, correggimi Giovanni, mi pare che sia di 6 milioni di euro, che queste parole arrivino in cielo, ma che finanziano 6 milioni di euro in un unico progetto al comune di Fiume Freddo, la vedo difficile, ma speriamo. Speriamo. E poi sempre il signor Turillo faceva, mi pare, un'altra domanda relativamente all'acqua, la rivolgeva al signor Spinella, che segnalava utenti abusivi alla rete idrica, come mai non sono stati segnalati alle autorità? Se esisteva la certezza del reato e se l'amministrazione non l'ha fatto, perché non lo fate voi? O risponde Giovanni Spinella? No, dico, posso rispondere, penso Giovanni, pure io, nel senso che noi abbiamo presentato il 31 di agosto, protocollo 17489, una interrogazione, perché il sindaco alla emittente Rai TV il 31 di luglio, lo leggo testualmente, ha dichiarato che sono stati trovati alcuni furti e che gli uffici hanno preso i provvedimenti repressivi del caso. L'altra sera il collega Spinella, bene ha fatto, ha più volte sollecitato il sindaco dicendo: ma quindi li avete denunciati? Mi pare, Giovanni, che la risposta non ci sia stata e quindi presumo di no. Però è chiaro che non è una cosa, per rispondere al signor Turillo, non è che noi siamo a conoscenza e quindi siamo noi in qualche modo omissivi, perché ovviamente noi non abbiamo né le forze di polizia né l'ufficio tecnico, non abbiamo gli strumenti per controllare. Il microfono di Giovanni Spinella bloccato, dicevo appunto a Giovanni Spinella se poteva sbloccare il microfono. Io mi scuso. Intanto la consigliera Fiume. Mi scuso per il collegamento. Volevo continuare il discorso di Giuseppe per rispondere più approfonditamente alla giusta osservazione del signor Turillo. Sì. Allora, io sono stata per un certo periodo di tempo nella commissione acqua. Sono stata nella commissione acqua e quello che ho reclamato fortemente era la presenza dei vigili urbani nella commissione e perché volevo sapere come era andato il loro giro di controllo, quante utenze abusive avessero trovato e soprattutto quanti proprietari di serre abbeveravano i loro campi, le loro serre, con acqua potabile invece che con contratto a parte, per non dire poi delle piscine, eccetera. La prima volta si fece venire il vicecomandante, la seconda volta invece il comandante aveva da fare, i vigili avevano da fare e nessuno venne. Alle mie insistenze mi si presentò la nota dei controlli che avevano fatto. Avevano fatto non più di 10 controlli. Questi 10 controlli non erano stati fatti nel comune di Fiume Freddo, ma erano stati fatti nel comune di Calatabbiano. Evviva, così avevano svolto il loro compito e così funzionava quella commissione. Quindi di fatto quindi appunto, c'è inadempienza, non si vogliono evidentemente colpire in maniera clientelare alcuni personaggi o amici, eccetera, che abusano dell'acqua potabile mentre i cittadini muoiono di sete. Consigliere Nucifor. Sì, dico soltanto per precisare, perché poi magari alcuni passaggi la professoressa Fiume fa riferimento ad alcune utenze del comune di Calatabbiano, perché il quartiere di Liberto in parte è condiviso col comune di Calatabbiano,
ma di fatto è fornito dalla rete idrica del comune di Fiume Freddo, quindi la professoressa Fiume faceva riferimento sostanzialmente a questo. Vorrei, se posso, Rita, vorrei rispondere anche alla precedente domanda del signor Turillo, anche perché del problema dell'acqua Giuseppe Nucifora ha parlato in maniera esaustiva. Io voglio solo ricordare alcune cose e spero di dare risposte esaurienti affinché il signor Turillo e tutti i cittadini conoscano un po' la storia dei fatti. E parto dalle basse insinuazioni del sindaco Nucifora, secondo cui io avrei firmato in prefettura un accordo capestro con la Buffardo. A questo proposito, nella scorsa intervista, appunto, esatto, nella scorsa intervista, riferimento a questo accordo in lui, prefettura. Lui mente sapendo di mentire, e mi spiace dire che una sola verità dalla sua bocca non esce mai. O forse che non sa leggere le carte. Io purtroppo per lui so leggere e ho buona memoria, ma non voglio rispondere a lui, ma voglio rispondere ai cittadini, perché lui non ama ascoltare, ma solo pontificare. Ma voglio rispondere ai cittadini a proposito di questa faccenda della Buffardo. Ci sono da sempre stati tra il comune e la Buffardo annosi contenziosi. Ai miei tempi trovai che c'erano state due fasi di giudizio vinte dalla Buffardo. In seguito a queste sentenze, la Buffardo voleva tutti i soldi del passato, una cifra che conteggiava in modo enorme, in una sola soluzione: o ci avrebbe chiuso i rubinetti e ci avrebbe fatto il pignoramento. A questo punto io chiesi aiuto al prefetto, il quale è il rappresentante dello Stato e ha interesse a difendere i comuni e non i privati, e dunque che faccia fare accordi capestro mi sembra irrispettoso delle mansioni dei prefetti. Il prefetto convocò le parti per una transazione. In quella sede io ottenni di rateizzare la somma, eravamo soccombenti in giudizio, e versai un acconto di circa 300 milioni di vecchie lire, che non erano, si badi bene, per l'acqua, ma per il couso delle opere fatte dalla Buffardo nei pozzi da cui noi attingevamo. Ma subito feci ricorso in Cassazione, dando incarico all'avvocato più bravo in materia. In Cassazione la sentenza, infatti, fu ribaltata in favore del comune di Fiume Freddo e noi potemmo stare per un po' tranquilli. Poi, in seguito, la Buffardo continua sempre a fare altre cause, e il suo lavoro, il lavoro del privato. Per rendere il comune indipendente, feci costruire un acquedotto. Lui mente dicendo che io feci un'opera inutile perché non feci gli allacci, ma l'opera eseguita faceva parte di un progetto più ampio di cui fu finanziato il primo lotto, un progetto di adeguamento di tutta la rete idrica comunale che tutti i cittadini possono vedere perché è agli atti dell'ufficio tecnico. Il sistema realizzato prevedeva la possibilità di accumulo di 12.000 metri cubi di acqua. 12 cubi di acqua nel serbatoio più grande vicino a quello in funzione, in maniera da avere una congrua riserva da utilizzare per caduta nella rete. Il sistema ai miei tempi è stato interamente realizzato secondo progetto
progetto è stato regolarmente collaudato da un tecnico appositamente incaricato dalla Regione Sicilia. A suo tempo predisposi un allaccio provvisorio alla rete esistente, perché la rete era talmente obsoleta nelle more di rifarla. Successivamente l'amministrazione Alosi ha impegnato una spesa che considerava anche i costi di ripristino delle parti meccaniche lasciate nel frattempo per un decennio abbandonate dall'amministrazione Nucifora che mi succedette, con tale trascuratezza da rendere inservibili alcune parti meccaniche come le pompe. Ma Nucifora, sindaco, preferiva fare continue riparazioni alla condotta idrica piuttosto che risolvere il problema. Mi dico solo che nei dieci anni della sua precedente legislatura, lui impegnò e pagò 423.430 euro, di cui solo 251.586 per riparazione e sostituzione pompe. Altro che acquedotto avrebbe potuto finire e completare con questi soldi, mentre io per una rete idrica che era sicuramente obsoleta spesi in 10 anni 234.000 euro. Quindi, come vedete, dice sempre il falso. Ma Nucifora preferiva quindi fare queste riparazioni con i soldi con cui avrebbe potuto completare l'opera. Ora, un proverbio dice: è scecco di natura cu non sapi leggere a so scrittura. E mi spiego. Lui che dice che le opere che avevo fatto io erano inutili, nella delibera di giunta per questo nuovo progetto approva la giunta da lui presieduta una relazione tecnica dove dice: questo progetto si può fare perché negli anni sono stati realizzati due lotti, un primo lotto finanziato dalla Regione Siciliana i cui lavori sono stati realizzati, ultimati e collaudati, e un secondo lotto con fondi di bilancio comunale riguardante il rifacimento di alcuni tratti della rete idrica. Ebbene, allora non furono lavori inutili quelli che feci fare io. Il tuo progetto non avresti potuto farlo se non ci fossero state queste opere precedenti. È la stessa giunta, sei tu stesso che lo stai scrivendo e deliberando. Scusatemi, mi ricordo un altro proverbio che mi sorge spontaneo: cu picca parrau, picca sbagliau, sindaco. E intanto leggiamo un altro commento di Turillo che dice: queste sono le notizie certe di cui i cittadini hanno bisogno. Giuseppe Nucifora, le facciamo concludere il discorso iniziato. Sì, no, credo che sul tema dell'acqua, tutto sommato, mi pare che avevo risposto a tutte le perplessità che erano state sollevate, per cui ora poi spetterà a loro andare a dimostrare come effettuare questo servizio, che ripeto, non è soltanto la lettura dei contatori, non è soltanto questo, ma è anche tutta la parte tecnica. E siamo rimasti solo con due operai, se non ricordo male, al comune, di cui uno andrà in pensione da qua a un anno. Questo è il problema. Come si pensa di andare a dare il servizio ai cittadini? Ci sono intere zone che sono rimaste e continuano a rimanere senza acqua. Ci sono quartieri che all'improvviso, alle 11, a mezzanotte, manca l'acqua. Sicuramente non si può pensare che sia una perdita. E in tutto questo c'è da andare a registrare la totale assenza dell'amministrazione. Quella stessa amministrazione che subito dopo le elezioni
a distanza di 5-6 giorni dalle elezioni, sul palco ha detto che non avrebbe mai più fatto mancare l'acqua ai cittadini. Quella frase detta proprio dopo le elezioni, quindi non era più una promessa di campagna elettorale dove si dicono tante cose pur di prendere i voti. No, no, là era il sindaco in quel momento che stava parlando. E il sindaco in quella situazione ha preso in giro i cittadini. Come ha preso in giro i cittadini su quelli che erano gli abbonamenti dell'autobus per i ragazzi che frequentano gli istituti superiori, come ha preso in giro e continua a farlo i cittadini per quanto riguarda quelli che sono i servizi sociali, come continua a prendere in giro per tutte le proposte che noi abbiamo portato avanti. Il collega Spinella prima ha parlato giustamente del tema della SIACE, ma un sindaco che ha amministrato 14 anni può ancora fare un consiglio comunale dicendo il futuro della SIACE, la SIACE è il futuro che sarà? Ma veramente, ma stiamo scherzando? In 14 anni sul tema della SIACE non è stato capace di partorire nulla. E per giunta... Prego, prego. No, no, dico, è per giunta alla faccia tosta in una sede istituzionale, qual era quella della Regione Sicilia, dove lui doveva soltanto ringraziare l'impegno che aveva messo il Partito Democratico, l'Associazione Democratica Città, eccetera, in quell'incontro, ha la faccia tosta di dire che non ci può andare perché c'è la festa di San Giuseppe, dove poi, tra parentesi, in tutte le processioni che ci sono, il 95% il sindaco non è presente, perché lui non è totalmente a contatto con i cittadini. Cioè, io me la sono scritta in testa agli appunti mentre sentivo il sindaco di Furci, che non conosco. Il sindaco è bravo se riesce a coinvolgere i cittadini. Noi invece abbiamo un sindaco che ci mette l'uno contro gli altri andando a denunciare chi lo critica, perché non c'era abituato, non c'è abituato al diritto di critica. L'ho detto qualche giorno fa, cioè se e chiunque fa politica a livello nazionale, da Salvini a Zingaretti, Conte e Di Maio, chi più ne ha più ne metta, vanno a querelare chi gli va a scrivere sotto commenti negativi, non lo so, penso arriveremmo a 30 milioni di querele. Qua quelle si sta distruggendo un paese dal punto di vista sociale ben oltre quelli che sono i problemi normali. Qua c'è un posto dell'amministrazione dove poi non hanno nemmeno gli attributi per firmarlo, dove loro vanno a minacciare che si deve pentire chi nella democrazia partecipata ha votato per sistemare il cambetto di Liberto piuttosto che un altro progetto. Dicevo, quelle che vedevamo prima erano delle immagini relative a delle perdite anche nelle perdite d'acqua, appunto, nelle strade di Fiume Freddo. Le perdite sono a vista d'occhio, noi periodicamente scriviamo delle letterine che mandiamo al comune, ce n'è ora una in via Gramsci, angolo via La Farina, dove c'è l'asilo, per fare un esempio. Rimarrà là chissà per quanto tempo. Questa qua di Liberto che vedete, credo sia rimasta lì per almeno 3 mesi. Per almeno 3 mesi, dove non c'è solo la perdita dell'acqua, ci sono poi tutti i danni che si vanno a procurare alla sede stradale, con tutto quello che ne consegue anche per la circolazione. Noi siamo stati qua 3 anni senza che sono arrivate le bollette dell'acqua. 3 anni, ancora deve, siamo nel 2021, ancora deve arrivare il 2019. Questo comune esiste solo sulla carta, è un foglio di carta bianco, a differenza del sindaco di Furci, che in 2 anni e mezzo ha già finito quello che era il suo programma. Noi ancora aspettiamo le relazioni di quello che il sindaco ha fatto negli ultimi 2 anni. Giustamente, cosa deve relazionare? Nulla. Il nulla. Perché non è stato fatto nulla. Diciamo pratico, i cittadini quindi vogliono sapere poi queste tariffe, quindi che cioè queste tariffe dell'acqua, cosa bisogna aspettarsi? Bisogna aspettarsi, questa è una domanda alla quale io dico che non si arriverà nemmeno a fare il calcolo di quelle che sono le tariffe, che diventa un danno ancora maggiore, perché la stessa normativa dice che qualora non sia possibile procedere con le letture, e nel 99,9% delle case dei fiumefreddesi non si può procedere
perché abbiamo dei contatori di 10, 20, 30 anni fa che non sono più a norma, che non sono più omologati, erano delle scatoline di plastica messe là giusto per forma. A quel punto ognuno di noi andrà a pagare come se in quell'abitazione ci sono tre persone, il consumo medio stabilito mi pare che sia di 54,75 metri cubi l'anno a persona, moltiplicato per 3, e andrà a finire in questo modo. Tutto questo contro il principio stesso della normativa, che dice che ognuno deve pagare quello che consuma. Ma prima gli dobbiamo dare i servizi, prima dobbiamo mettere le persone nelle condizioni di avere l'acqua a casa, perché quelle stesse tariffe che i colleghi di maggioranza hanno pubblicato in quel manifesto non tengono conto dell'IVA, perché quelle tariffe bisogna sommarci pure l'IVA, non tengono conto della quota fissa per quanto riguarda la depurazione, per quanto riguarda lo scarico fognaio, per quanto riguarda la stessa acqua. Il signor Turillo scrive ancora chiedendo quali sono le proposte concrete in alternativa a ciò che non fa l'amministrazione. Ma io non so se la domanda è una domanda generale o se è una domanda sempre riferita alla questione di acqua, perché di proposte credo che il collega Spinella ve ne abbia dette diverse pure l'altra sera. Cioè noi diciamo mettiamo 20.000 euro nel bilancio per combattere il randagismo e un mese dopo li vanno a togliere. Noi diciamo facciamo delle iniziative per sensibilizzare i cittadini sul risparmio di quella che è la plastica e il vetro, e questa proposta che a costo zero rimane nel cassetto. Noi siamo stati 4 anni in consiglio comunale a dirgli partecipate al bando sport e periferie, che è a costo zero per gli enti e ci permette di avere, quindi non è un mutuo, ma ci permette di poter realizzare o di poter modernizzare alcune di quelle che sono le nostre strutture sportive. Ci sono voluti 4 anni per finalmente convincersi questa amministrazione che dovevano presentare un progetto. Noi di proposte ne abbiamo fatte, ne facciamo e ne continueremo a fare fino all'ultimo giorno. Il problema è che dall'altra parte non c'è nessuno che ci ascolta, nessuno che è disponibile ad ascoltare. Perché se abbiamo un'amministrazione che dopo sei mesi ancora ci sono 2 assessori senza deleghe, io dopo una settimana mi sarei dimesso se non avevo la delega. E collega Spinella forse dopo 24 ore. Quindi con chi dobbiamo parlare? Che non c'è l'assessore alla pubblica istruzione. Quando andiamo a scrivere noi il 5 agosto di quest'anno state cose stupide, che non c'era bisogno dei consiglieri comunali. Andate a verificare le palme in via di Vittorio, al corso Vincenzo Bellini, in via Aldo Moro, dove ci sono dei rami che sono appoggiati su un cavo dell'alta tensione. E nessuno ci ascolta. Dopo che collega Spinello probabilmente lo dirà dopo lui, cioè quella situazione del tetto da cui poi sono scaturite alcune delle querele, 5 giorni prima avevamo fatto nel consiglio comunale e ci hanno detto che era tutto a posto, in scuola tutto tranquillo, non c'è nessun problema, siamo noi allarmisti e catastrofisti. 5 giorni dopo arrivano i vigili del fuoco. Noi ci andiamo a confrontare con nessuno, non sappiamo nemmeno con chi ci dovremmo andare a confrontare. Questo è il grande tema. Andando a chiudere, appunto, anche a lei chiedo come vede il futuro. No, io il futuro credo che la gente si sia resa conto di quella che è stata la truffa politica, ovviamente, che questa amministrazione ha messo in atto. Non hanno argomenti, cioè, fai vedere la piazza, la fontana non funziona più da un anno, non sono stati ancora in grado di fare il contratto per la luce e sono allacciati con la chiesa. Il parcheggio sotterraneo della piazza, credo che siano 14 posti auto, non funziona. E tutte queste cose i cittadini non sono stupidi, al contrario di quello che si pensa. E tra un anno le loro valutazioni le sapranno fare sicuramente. Furci ha festeggiato, mi pare, se ho capito bene, i 100 anni
dall'elevazione al comune, se prima ho sentito bene. Quest'anno il comune di Fiumefreddo fa 220 anni. Ma se fate questa domanda al sindaco, lui nemmeno la sa. E quindi sicuramente, tra un anno sarà arrivato il momento di mettere fine a questa farsa teatrale, come io l'ho chiamata, anche perché il fascismo durò un ventennio, qua ci siamo quasi, il regime è ben peggiore, per cui mi auguro che tra un anno possiamo parlare sicuramente di ben altri argomenti e di ben altre prospettive, perché è umiliante. Cioè, prima è intervenuto l'assessore Girgenti, che è stata mandata a casa il 5 di agosto, a fare i complimenti al sindaco di Furci. È umiliante, è una cosa umiliante, c'è da piangere su una cosa, su un tema di questo qua. Perché di tutte quelle cose che io ho sentito, il sindaco De Furci ha due orecchie, due occhi, un naso, due mani, 10 dita, è un ragazzo, come lo è il sindaco di Santa Teresa, per fare un altro esempio, come lo è il sindaco di Piedimonte, come lo è il sindaco di Lingua Glossa, si sono sindaci con la S maiuscola. Il sindaco di Lingua Glossa, che credo parlerà dopo di noi, già forse si è fatto anche tardi, mio carissimo amico Salvo Puglisi, mette su Facebook il proprio numero di telefono, dice: chi ha bisogno mi contatti direttamente. Noi abbiamo avuto qui la spesa solidale gestita da un'associazione che era un partito politico. Non sono state coinvolte nemmeno Misericordia, Croce Rossa. Perché? Per questioni politiche. Perché siccome chi è l'attuale presidente della Misericordia, prendo ovviamente la responsabilità di quello che dico, era candidata in una lista avversa rispetto a quella del sindaco, non bisognava chiamarla. Nella Croce Rossa, siccome vuol dire ci sono persone non vicine all'amministrazione, non bisognava chiamarla. Questo paese alla fine di quest'anno ne uscirà disintegrato, lacerato, soprattutto dal punto di vista sociale, e dovrà essere ricomposto mattone per mattone, e su questo sicuramente dovremo lavorare, stando tra la gente, continuando a stare tra la gente, come abbiamo sempre fatto, insieme anche agli amici che non si trovano in consiglio comunale, perché poi la politica non la fanno soltanto quelli che sono i consiglieri o gli assessori, ma molto spesso la fanno soprattutto chi quotidianamente nel sociale, nello sport, nella cultura, riesce a dare dei servizi, riesce a stare vicino alla gente, riesce a dare qualcosa di produttivo alla comunità. Grazie al consigliere Giuseppe Nucifora. Torniamo, consigliere Fiume, vengo subito da lei. Un attimino volevo far concludere il consigliere Spinella, con cui magari sicuramente noi ritorneremo su tutti questi temi. Intanto magari volevo fargli concludere appunto quello che stava l'argomento di cui stava trattando quando è caduta la connessione. Poi sugli altri temi ritorneremo in un altro momento, perché siamo oltre già il tempo e dobbiamo trattare un ultimo tema con la consigliera Fiume. Sì, dico, io vado a chiudere, perché come stavo dicendo prima, parlando della SIACE, parlando della riserva naturale e parlando anche dei rifiuti, uno fa proposte. Facciamo proposte perché teniamo il nostro paese, perché pensiamo che un paese civile possa essere da volano anche per il turismo, per attrarre turisti. E la raccolta differenziata non decolla a Fiumefreddo, perché non riusciamo, nella realtà dei fatti, al di là di quello che dice il sindaco, a smaltire quasi la metà dell'umido che produce il nostro territorio. Da tempo diciamo in consiglio comunale al sindaco di modificare questo contratto con la ditta che recepisce questo tipo di rifiuti, da tempo diciamo di cercare un'altra zona dove poter smaltire questo tipo di umido, ma nella realtà non si riesce a fare, perché non voglio accettare quelle che sono le nostre proposte, i nostri consigli, forse è troppo orgoglioso per fare questo. Detto questo, vedete anche questo famoso camion che sto vedendo nelle immagini. Questa è una segnalazione che come consigliere comunale abbiamo fatto il 26 agosto del 2019. Peraltro questo è un camion del comune di Milo, proprietario del comune di Milo, che abbiamo segnalato già diverse volte, che continua negli anni a rimanere al suo posto e che nessuno riesce a smaltire. Questo è proprio una delle classiche dimostrazioni dell'efficienza
di questa amministrazione comunale. E riguardo sempre la questione ecologia, sanità, eccetera, mi riferisco anche alle tante proposte, voglio rivolgermi anche alle tante proposte fatte sul ramo del randagismo, poiché sempre durante il nostro mandato, in particolare il 6 novembre 2017, avevamo presentato un regolamento per il contrasto al fenomeno del randagismo e la tutela degli animali d'affezione. Questo regolamento è stato tenuto nei cassetti dell'amministrazione per diversi mesi. Per una scusa procedurale ci è stato detto di fare un'apposita commissione per poter adoperarci in tal senso. Abbiamo fatto la commissione, dopo due sedute di commissione il capogruppo della maggioranza, l'ex capogruppo di maggioranza Pagana, ha deciso di dimettersi dalla commissione stessa e di non portare i lavori avanti. Sempre in tema di randagismo, perché noi siamo abituati sempre a fare proposte e faremo e continueremo a fare proposte, che siamo stati sempre vicino alla gente, abbiamo presentato, abbiamo sempre durante un esercizio finanziario, abbiamo presentato un emendamento che dirottava 20.000 euro su un nuovo capitolo di bilancio per assistere quelli che sono i volontari che si occupano dei cani randaggi. Questo emendamento, ahimè, è stato approvato da tutto il Consiglio Comunale, perché non potevano non votarlo, perché avevano fatto una serie di gaffe e non potevano ancora continuare in tal senso. È stato approvato da tutti i consiglieri presenti in aula, ma dolcis in fundo, cosa succede un mese dopo nell'approvazione di un secondo strumento finanziario? Questo emendamento si presenta, la maggioranza presenta un altro emendamento per dirottare questi famosi 20.000 euro che in precedenza avevamo destinato a questo tipo di attività, l'hanno destinato a tutt'altra cosa. Quindi sempre loro, per farvi capire l'inefficienza di questa amministrazione, sempre in tema di randagismo, avevano divulgato un manifesto in cui pubblicizzavano la raccolta di fondi attraverso la donazione del 5 per 1000. Siccome noi siamo persone che esigenti, che verificano qualsiasi cosa che l'amministrazione fa, abbiamo, come detto prima, verificato se avevano attivato il famoso codice fiscale con l'Agenzia delle Entrate, e ahimè, questo codice fiscale, nonostante avessero divulgato la raccolta 5 per 1000, non è stato mai attivato. Quindi se qualche cittadino ha inviato dei soldi del 5 per 1000 per il randagismo, questi soldi sono andati persi. Abbiamo sempre detto che sul randagismo bisogna affrontare il tema alla radice, ma loro hanno sempre affrontato il tema in modo superficiale, magari comprando giustamente anche qualche scatoletta di cibo per i cani, ma voglio dire, per noi risolvere il problema è sì dare la scatoletta, ma anche andare alla radice, e quindi fare delle riforme comunali che risolvono definitivamente il problema. L'ho chiamato nella scorsa, e concludo, ho chiamato questa amministrazione nella scorsa puntata l'amministrazione dei proclami, e spiego il motivo, perché come ho detto prima, sul randagismo hanno fatto soltanto proclami, non hanno portato nulla di beneficio a quelli che sono i volontari, a quello che è il tema dei randaggi. La chiamo l'amministrazione dei proclami, dei provvedimenti non mantenuti, poiché si è fatta un'ordinanza denominata plastic free, ma di questa stessa ordinanza non si è mai fatta rispettare, e il comune non è stato mai in condizione di potersi definire proprio appunto plastic free, perché la plastica in giro è ovunque. Avevamo approvato in consiglio comunale il regolamento sulle guardie ecologiche, ma delle guardie ecologiche non ne abbiamo nemmeno l'ombra. Abbiamo approvato sempre in consiglio comunale il regolamento sul baratto amministrativo, e anche questo è diventato una chimera, perché non si è parlato mai di baratto amministrativo da parte dell'amministrazione. Abbiamo, cosa più importante, approvato un regolamento sul compostaggio domestico, e il sindaco la scorsa puntata ha detto una serie di menzogne, che ha detto che questo regolamento è stato approvato perché c'era un finanziamento in essere, doveva approvare per forza questo regolamento. E invece non è così, perché questo regolamento è stato approvato, questo regolamento sul compostaggio domestico è stato approvato per far diminuire, come in tutti i comuni, il famoso umido che non riusciamo a conferire nelle discariche che ci permettono di poterlo conferire. Abbiamo approvato questo compostaggio, il regolamento sul compostaggio domestico, ma ad oggi né i cittadini e né quantomeno l'amministrazione hanno divulgato
cioè l'amministrazione non ha divulgato ai cittadini quello che è questo regolamento e come appunto si porta avanti una raccolta di questo tipo. Premetto che il compostaggio domestico farebbe risparmiare di molto sulla bolletta i nostri cari concittadini del comprensorio. Detto questo, io non ho altro da aggiungere, perché ci siamo anche divulgati abbastanza e mi dispiace anche se è disconnessa la mia linea, anzi se ci sono altre domande da parte di qualche altro cittadino siamo pronti, se come sempre, a rispondere. No, non ci sono altre domande. Andiamo, abbiamo pochissimo tempo, sì, consigliere Taormina. Vorrei rubare soltanto due minuti per chiarire una cosa che mi ha fatto ricordare il consigliere Nucifora parlando di bilancio partecipato. E quando riguardo le figure dell'assistente igienico-sanitario e l'assistente alla comunicazione, il comune, l'amministrazione ha l'obbligo di fornire il servizio destinando il capitolo di bilancio apposito. Eccezionalmente può attingere ai fondi della 328/2000 o ad altri finanziamenti in tema di politiche sociali ed educative, quindi non bisogna per forza aspettare il bilancio partecipato per dare un diritto a quello che è un servizio che spetta di diritto ai cittadini con disabilità. Un'altra cosa tra le varie proposte che sono state approvate all'unanimità in consiglio comunale, ma che di fatto ancora non si è visto l'ombra per diverse motivazioni che poi concretamente non riteniamo, diciamo, siano idonee, ad esempio l'attivazione dello sportello rosa. Pochi mesi dopo l'insediamento, proprio perché c'era già stato un protocollo d'intesa firmato dai tre comuni Piedimonte, Giare e Fiume Freddo durante l'amministrazione Alosi, è stato proposto dal gruppo consigliere di minoranza l'attivazione di questo sportello, però ancora oggi attendiamo, a distanza di 3 anni dalla proposta, attendiamo ancora l'attivazione di tale sportello. Non capisco quale sia la difficoltà, considerato che in altri comuni questo servizio è attivo. Proprio, ripeto, continuiamo a fare proposte, come già mi hanno anticipato i miei colleghi, che continueremo a farne, perché riteniamo che lo sviluppo di Fiume Freddo non deve essere circoscritto all'area SIACE, ma bisogna valorizzare le risorse presenti sul territorio e sfruttare quanto più possibile ciò che abbiamo, intanto partire da lì, poi che se si possa realizzare qualcosa nell'area SIACE, che ben venga. Quindi, certo. Grazie consigliere Taormina e grazie consigliere Spinella. E andiamo al consigliere Fiume e introduciamo l'argomento che tratta il consigliere Fiume, ossia il bilancio, i bilanci, con un servizio. Ritorniamo sulla vicenda che nei giorni scorsi ha visto recapitare ai consiglieri del comune di Fiume Freddo una nota a firma dei 2 dei 3 revisori dei conti, nota inviata alla procura della Corte dei Conti, avente come oggetto referto e contestuale denuncia gravi irregolarità di gestione per impedita verifica di cassa. Per legge l'organo di revisione economico-finanziario provvede con cadenza trimestrale alla verifica di cassa della tesoreria, ma i revisori lamentano che recatisi presso l'ufficio ragioneria l'istruttore contabile non fosse nelle condizioni di esibire la documentazione per la verifica alla data del 31/12/2020. Abbiamo riportato la nota che i consiglieri di minoranza hanno inviato alla stampa, in cui dichiaravano che per loro fosse compito del responsabile della ragioneria esibire tali atti e che la verifica di cassa non compete ad un semplice istruttore contabile. I consiglieri di minoranza nella nota evidenziavano inoltre che sulle gravi irregolarità dei conti dell'ente avevano già esposto le loro remore in sede di approvazione di bilancio. Avevamo anche chiesto ai revisori, senza ricevere risposta, scrivono i consiglieri, come mai, in assenza di documentazione di rispetto della normativa, avessero dato il loro parere favorevole. Oggi giunge il chiarimento del sindaco Sebastiano Nucifora. Sì, abbiamo assistito in questo momento a questa querelle dei consiglieri di minoranza, che ormai si ergono a giudici, si ergono a magistrati,
fanno processi ed emettono sentenze. In questa storia non c'era né da fare processi né da emettere sentenze, bastava benissimo interfacciarsi con gli uffici, e ritengo che gli uffici gli avrebbero dato tutte le spiegazioni possibili e immaginabili, anche perché quella nota non è indirizzata nemmeno al sindaco, ma è indirizzata esclusivamente ai consiglieri comunali, e un perché se lo, di questo tipo di impostazione da parte dei revisori dovevano porselo. Questa questione è una questione di una semplicità estrema. Due dei revisori vanno a fare questo controllo di cassa giorno 15 e giorno 15 fanno il controllo di cassa relativamente al terzo trimestre, cioè a settembre del 2020. Lo fanno il giorno 15 gennaio, quindi ben oltre 100 giorni dopo la chiusura della cassa di settembre, mentre quello relativo alla cassa del 31 dicembre lo volevano fare lo stesso giorno. E l'ufficio ha gentilmente, cortesemente spiegato che ancora non era possibile farlo perché c'era la chiusura dell'anno, quindi essendoci la chiusura dell'anno non avevano, con la banca essendo chiusa, non potevano esibire il completamento della documentazione. Noi la banca esattamente l'abbiamo aperta circa quattro giorni fa, quindi fin quando non abbiamo aperto la banca, fin quando non avevamo la documentazione, questa verifica l'ufficio ci dice che non può essere fatta, e questo non è un problema del comune di Fiume Freddo, ma esiste per tutti i comuni della Sicilia. Quindi per fare la verifica di settembre oltre 100 giorni dopo, mentre quella la dovevano fare entro il 15, mi sembra una forzatura enorme. Io ritengo che questo è dovuto al fatto che loro sono già scaduti, l'ultimo giorno utile per loro era il 20 di gennaio, quindi di conseguenza, per far dimostrare che avevano tentato di fare questo controllo di cassa, hanno fatto questa lettera, che si potevano benissimo risparmiare, soprattutto il presidente, anche perché i presenti sono stati due soltanto alla verifica, a questa verifica di cassa. Il presidente non c'era, ma ha firmato ugualmente, e uno dei due, dei tre revisori, anzi scrive che non è d'accordo su quella nota che loro hanno scritto, quindi si rifiuta di firmarla. Ecco, questo bisognerebbe leggere soltanto questo per far capire che non c'è nessuno scandalo, non c'è nessuno ammanco, non ci sono soldi che mancano. Onestamente cadono le braccia ad assistere ogni volta, ogni qualsiasi cosa ci sia questo tipo di atteggiamento. Basta per loro scrivere un articolo sul giornale, loro sono scandalistico e loro sono a posto. Voglio dire, se questo è il loro modo di far politica, che continuino in questo modo. Noi allarghiamo le braccia e cerchiamo di spiegare ai cittadini quello che realmente accade, questo non per difendere gli uffici, perché non hanno bisogno di essere difesi da noi, ma per riportare le cose allo stato in cui sono nella realtà. Consigliere Fiume, andiamo. Voi avete fatto appunto questa nota stampa in cui parlate appunto dell'irregolarità dei conti dell'ente. Sì, ma noi, come dire, non ci ergiamo a giudici, non facciamo le denunce alla Procura della Corte dei Conti che dice lui, noi abbiamo ricevuto una nota e così abbiamo saputo i fatti. Ma lui tende a minimizzare quello che i revisori dei conti dicono. Il tirannello di provincia che minaccia i cittadini, impaurisce i dipendenti, secondo lui non fedele, che si lamenta che non c'è personale e poi manda un assistente sociale al depuratore, un altro all'USL, un vigile a un altro comune, il caposettore ufficio tecnico al comune di Castiglione, e poi si sommano tutti gli incarichi sui fedelissimi servitori tuttologi che dovrebbero capirne di tutto. Io capisco che lui ce l'abbia con i revisori dei conti, eppure dovrebbe essere grato che, malgrado le gravissime irregolarità che ogni volta hanno riscontrato nei bilanci, tuttavia hanno dato poi sempre parere favorevole, forse per fare andare avanti in qualche modo e bivacchiare l'ente. La nostra polemica sui bilanci non è una polemica di oggi, nasce già almeno
dai primi bilanci che lui presentò e in particolare dal bilancio di previsione del 2018, nel quale presentammo un emendamento sulle politiche del lavoro e di sviluppo economico. Nel bilancio non c'è traccia di nessuna iniziativa che possa ridare fiato al fenomeno dilagante della disoccupazione. Non ci sono politiche mirate allo sviluppo del comparto agricolo, del comparto commerciale, del comparto artigianale, del comparto turistico, che pure rappresentava un elemento importante del programma di questo sindaco. Al contrario, per pareggiare i conti, cosa si è sempre fatto? È stato previsto un recupero enorme delle entrate tributarie e dell'evasione delle tasse, che purtroppo tanti cittadini difficilmente saranno in grado di pagare, perché niente è stato previsto per le politiche del lavoro. Già nel rendiconto dell'anno 2018 facemmo presente come mancava, dicevano i revisori dei conti, ogni applicazione della normativa. I revisori dei conti scrivono sul modo superficiale, irregolare, anomalo in cui è stato approntato questo bilancio, un modo che è assolutamente contrario ai principi di economicità, efficacia, efficienza per il buon funzionamento della cosa pubblica, principi che sono imposti dalla legge, oltre che dall'elementare spirito del buon padre di famiglia cui dovrebbe attenersi l'azione dell'amministrazione. Facemmo presente che la relazione dei revisori dei conti a pagina 5 diceva: l'organo di revisione nel corso del 2018 ha rilevato gravi irregolarità contabili, abbiamo motivato il nostro voto contrario all'approvazione di bilanci affrettati, superficiali, che non tenevano conto di gravi criticità, in quanto c'erano entrate non certe, in quanto l'amministrazione non era capace di perseguire l'evasione fiscale. Insomma, è un pareggio solo virtuale, una proiezione ottimistica. Abbiamo poi voluto individuare le responsabilità e le abbiamo trovate le responsabilità, ma non noi che non siamo tecnici, ma i revisori dei conti già nel 2015, quando il presidente dichiarò in consiglio e scrisse: stiamo bene attenti, l'ente si trova in una situazione grave di disequilibrio e in un disavanzo gravato fortemente con la contrazione dei mutui che determinano rate di ammortamento cospicuo, nonché il venir meno del contributo regionale con riferimento al personale stabilizzato. Insomma, il sindaco Nucifora nella passata legislatura si era divertito a fare debiti, non aveva fatto come il buon padre di famiglia che fa sempre il passo quanto la gamba può reggere. Egli aveva trionfalmente stabilizzato, impedendo così nel bilancio l'accesso di questi fondi regionali, mentre si avesse aspettato, come ora in tutti i comuni accade, sicuramente queste persone sarebbero state non solo stabilizzate, ma pagate a carico della regione. Quindi, come dire, andiamo a questo bilancio di previsione. Questi revisori dei conti dicono che il comune gestisce l'ente senza raggiungere efficienza, produttività ed economicità. Scrivono che la macchina amministrativa non funziona, che non si trasmettono i dati dovuti per legge al tesoriere. Quindi non solo questi, ma tutti,
che i responsabili non fanno i rendiconti, che l'amministrazione non li sollecita, che non c'è controllo di gestione, che non si accertano i tributi locali per cui non ci sono entrate, che non si restituiscono alla cassa depositi e prestiti i soldi non utilizzati per opere non fatte, che si fanno impegni di spesa senza pensare agli effettivi incassi, che non si sa come si possa coprire il disavanzo, che non vengono trasmessi ai revisori documenti e relazioni indispensabili per legge, che si fanno costantemente anticipazioni di cassa che non vengono portati in consiglio, e questa è una grave violazione di legge, che dicono ancora che il rendiconto 2019 peggiora rispetto al precedente, ossia invece che pagare i debiti, qui i debiti aumentano, che il disavanzo non viene riportato nell'esercizio successivo, che i dati sono sommari, che la documentazione è carente, che non si accantonano somme previste per il contenzioso, che l'ente non rispetta i termini previsti dalla legge per l'approvazione degli strumenti finanziari, e questo è vero perché se si è andati in consiglio comunale è perché la regione ha mandato i commissari e quindi siamo stati commissariati, che si pagano con i soldi delle tasche di tutti i cittadini. Per cui questa nota della Procura che ci è stata trasmessa e di cui non sapevamo niente, questa nota della Procura significa per noi che i nodi a poco vengono al pettine. Abbiamo chiesto una relazione all'ente per vederci chiaro, perché riteniamo che è compito del responsabile della ragioneria mostrare gli atti ai revisori, che la verifica non compete a un semplice istruttore contabile che può al massimo coadiuvare. Inoltre abbiamo più volte denunciato l'assoluta mancanza di organizzazione della macchina amministrativa, tenuto conto che ben 4 servizi su 6, ecologia, ufficio tecnico, lavori pubblici, servizi sociali, ragioneria, oltre al comando di polizia municipale, sono assegnati sempre allo stesso funzionario. Evidentemente questo funzionario sarà un genio che ha competenze in tutti i settori, oppure non sarà un fatto di clientelismo, non lo so. Sulle gravi carenze e irregolarità di bilancio dell'ente, noi abbiamo già esposto le nostre remore nella seduta del Consiglio Comunale di approvazione. Sì, se possiamo andare a chiudere perché dobbiamo far entrare anche il sindaco di Lingua Glossa, noi ci torneremo. Ho finito. E abbiamo chiesto lumi al ragioniere esterno che era presente in Consiglio Comunale, a cui il sindaco continua a rinnovare incarichi di consulenza, ma avevamo anche chiesto al presidente dei revisori dei conti come mai poi mettessero il parere positivo, ed è quello che chiediamo ogni anno, perché loro fanno rimarcare ogni anno le criticità, le inadempienze, le anomalie, le illegalità. Purtroppo nessuna risposta ci è stata data dal presidente del Collegio dei Revisori, se non un sorriso e una scrollatina di spalle. Noi crediamo che è arrivato il momento in cui tutti i nodi e le bugie stanno venendo al pettine. Grazie. Grazie per questa opportunità anche. Per questa opportunità che ci ha dato, perché noi amiamo relazionare
sul nostro operato i cittadini, mentre il sindaco, che deve farlo per legge, in maniera, si crede di essere il re sole che non deve rendere conto a nessuno. Grazie Rita. Grazie alla consigliera Fiume, e ci ritroveremo comunque sicuramente a trattare appunto in maniera più approfondita magari questi argomenti. Io ringrazio i consiglieri comunali di Fiume Freddo, Maria Taormina, Giuseppe Nucifora, Giovanni Spinella e Marinella Fiume. Grazie. Grazie. E buona grazie serata. Grazie, grazie. Grazie a voi, arrivederci. Passiamo all'ultima parte del nostro programma. Ultimo ospite di questa puntata è il sindaco di Lingua Glossa, Salvatore Puglisi, che abbiamo fatto attendere e che abbiamo in collegamento. Buonasera, sindaco. Buonasera, buonasera a tutti voi. Ci scusiamo intanto per la tenuta così a lungo, diciamo il blocco dei consiglieri comunali di Fiume Freddo era un blocco corposo e quindi insomma dovevamo dar spazio a tutti e quattro. Oggi con lei ritorneremo sul tema della Shoah. La scorsa settimana avevamo dedicato un'intera puntata, la prima parte della puntata, al tema della deportazione. Appunto nella settimana in cui ricorda il giorno della memoria, abbiamo parlato in particolare dei deportati politici. Il comune di Lingua Glossa e nello specifico le scuole di Lingua Glossa hanno ottenuto un traguardo importante. Sindaco, ce lo vuole dire lei? Sì, vi ringrazio per questa possibilità. È una attività, quella delle scuole di Lingua Glossa, che di anno in anno si dimostra essere sempre più virtuosa. Questo è il quinto anno consecutivo che su progetti importanti della Presidenza della Repubblica la scuola di Lingua Glossa viene premiata. Quindi immaginate quale orgoglio per un sindaco avere una scuola che anno dopo anno riceve da parte della più alta carica dello Stato, dalla Presidenza della Repubblica, un riconoscimento, un premio rispetto a un progetto su un tema importante anno dopo anno. Quest'anno il premio è stato dato alla scuola per un progetto sulla Shoah, che riguardava oltretutto un concittadino, Nunziato Di Francesco, a cui come primo atto nel 2017, all'insediamento della mia amministrazione, dedicammo uno spazio, una piazza, e quindi c'è un luogo fisico dove ricordare questo deportato di Lingua Glossa. Questa scuola, la nostra scuola, le insegnanti Ferraro e Malatino... Giusto, sindaco? Dico la scuola, parliamo della scuola primaria Pietro Scuderi. La Pietro Scuderi, l'istituto comprensivo Pietro Scuderi, la scuola elementare, nello specifico queste due insegnanti hanno coordinato questo progetto con i ragazzi, che è stato inviato alla Presidenza della Repubblica ed è stato selezionato, pensate, in tutta Italia tra i vincitori. Quindi abbiamo fatto quest'anno, per come il Covid prevede, questa modalità telematica in diretta con il Presidente della Repubblica. L'abbiamo fatta dalla sede del Consiglio Comunale, quindi dal Palazzo di Città, in una location, devo dire, bella anche questa. Ecco, questa immagine che state facendo passare raffigura quel momento, cioè dire, i ragazzi erano tutti lì pronti a spiegare il progetto, e poi c'è stato il collegamento col Presidente della Repubblica, che ha ringraziato le insegnanti, l'istituzione scolastica e i ragazzi per questi progetti che sono stati selezionati. Quindi devo dire un bel momento, un momento che ormai siamo abituati a vivere, perché il lavoro virtuoso che fanno queste insegnanti, questo istituto, ci mette veramente in una posizione di grande privilegio. E quindi un momento particolarmente emozionante, quello vissuto soprattutto appunto dagli alunni protagonisti di questo momento. Il concorso è, lo ricordiamo, il concorso nazionale Giovani ricordano la Shoah, e nello specifico questo lavoro si chiama Il costo della libertà.
Sì, considerate che questi sono i temi principali che lancia il Ministero dell'Istruzione, che lancia la Presidenza della Repubblica, e le scuole sono invitate a creare qualcosa di unico. Il fatto di essere stati valutati e selezionati a quel livello significa che questo progetto aveva veramente delle unicità. Per noi, ripeto, doppiamente orgogliosi, perché questo progetto nello specifico parlava di un lingua glossese con una storia molto particolare, questa di Nunziato di Francesco. Quindi i bambini di lingua glossa si sono approcciati a questo progetto parlando di uno di loro, di un lingua glossese che è stato coinvolto in questa vicenda storica mondiale che è stata la Shoah. Quindi, ripeto, doppiamente orgogliosi del fatto che le scuole di lingua glossa abbiano ottenuto negli anni, devo dire frequentemente, quindi il quinto anno consecutivo, questi risultati importanti, e dall'altra parte il fatto che si possono raccontare storie di lingua glossese è chiaro che aumenta ancora di più il valore proprio spirituale, se posso dire così, di attaccamento al paese, di legame del territorio, lo aumenta ancora di più. E come hanno vissuto appunto gli alunni il momento soprattutto della premiazione in diretta? Ma guarda, io è il terzo anno che sono al Comune, e negli anni scorsi loro sono andati a Roma direttamente a incontrare il Presidente della Repubblica e a ricevere al Quirinale questo premio, questo riconoscimento. Quest'anno il Covid ci impone questa modalità a distanza, ma è stato altrettanto emozionante, perché intanto ci premia un siciliano, il Presidente Mattarella è un siciliano, e questa è la prima cosa. I modi del Presidente Mattarella sono modi che mettono a proprio agio anche i ragazzi, nonostante la caratura importante del personaggio. I ragazzi si emozionano, perché ricevere un premio di così tanta levatura istituzionale è molto importante, ma si sentono responsabili del fatto che questo lavoro che fanno giornalmente a scuola con le maestre poi ottiene questi riconoscimenti. Quindi crescono nella serietà dei progetti importanti, crescono con una visione di un lavoro che poi va in valutazione presso queste alte, come posso dire, istituzioni. E quindi figuriamoci per un ragazzo di quella età che cosa vuol dire crescere in questa maniera. È un orgoglio questa scuola di lingua glossa che anno dopo anno ottiene questi risultati. Da diversi anni a questa parte, lo dico con orgoglio, molta gente dei paesi limitrofi iscrive i ragazzi a lingua glossa, perché questi premi, e non solo questi, le attività che le scuole riescono a fare durante l'anno, il fatto che come amministrazione ci lavoriamo giornalmente sul funzionamento della mensa scolastica, sull'efficientamento energetico, su tenere questi luoghi sempre al sicuro, nuovi, e che possono mettere in condizione i ragazzi di trovarsi a studiare nel migliore dei modi. Vediamo anche un commento arrivato per lei, sempre di Domenico Turillo, che dice: è encomiabile il suo operato e dei suoi concittadini e della scuola e dei suoi insegnanti. Lo ringrazio, chiaramente lo ringrazio. Ma guarda, se posso permettermi un appunto sulla questione delle scuole, credo che la vita di un paese passa attraverso l'istituzione scolastica. Noi a Lingua Glossa abbiamo la fortuna di coprire tutto il ciclo, dall'asilo nido alle scuole superiori. Il liceo di lingua glossa è un'altra eccellenza del territorio, esiste da tantissimi anni, ci sono sempre indirizzi nuovi, le insegnanti, gli insegnanti, il preside, che ringrazio, sono collaborativi non solo con l'amministrazione comunale ma con il territorio. È diventato uno spazio dove ci confrontiamo frequentemente, non solo per quello che è la didattica giornaliera, ma anche per iniziative che facciamo in maniera condivisa. Lo stesso vale per l'istituto comprensivo, la dottoressa Marano, il vicepreside Egidio Di Mauro e tutte le maestre, gli insegnanti. Devo dire che in questi anni abbiamo costruito una rete di collaborazione che è sistematica ed è giornaliera. Lo abbiamo visto in maniera ancora più forte in questo anno di Covid. Gli screening alla popolazione scolastica, le attività che abbiamo fatto insieme per tutelare la salute dei nostri ragazzi sono state una operazione di squadra, secondo me, riuscitissima. Non solo secondo me, devo dire anche rispetto alle interlocuzioni che ho avuto con l'ASP, siamo stati veramente attenti principalmente alla salute dei nostri ragazzi. E appunto, restando in tema di attività culturali, Sindaco, vuole magari anticiparci qualche progetto appunto che ha in
in programma, appunto come la città di lingua glossa, che sappiamo poi essere culla, ad esempio, di un museo importante, e, insomma, che alla cultura, insomma, l'aspetto artistico-culturale tiene particolarmente. Intanto voglio darvi una notizia in anteprima, perché lo sai, io ho questo piacere di darle a te quando mi dai la possibilità di parlare. Giorno 10 febbraio, questa stessa classe che ha vinto il premio l'altro giorno ne vince un altro, questa volta sulle foibe, sempre col presidente Mattarella e sempre su un progetto nazionale che vede questa scuola tra le primissime in Italia. Quindi oramai con il presidente Mattarella c'è ci diamo del tutto. No, questa notizia è di qualche giorno fa, è arrivata proprio qualche giorno dopo quella premiazione, quindi immagina, nello stesso anno due premiazioni su due temi importantissimi, e questa classe riesce a vincerli di continuo. Quindi questa è una prima notizia. L'altra notizia in tema culturale, ti ringrazio che me lo chiedi, sai quanta attenzione in questi anni su questo tema abbiamo messo come operato amministrativo, e stiamo ripartendo adesso con una iniziativa secondo me importante. Riapriamo la biblioteca dopo avergli fatto un lifting generale, quindi di manutenzione dell'immobile ordinaria e straordinaria, dopo aver implementato il numero dei volumi, e siamo circa a 37.000, e questa apertura la vogliamo fare con un evento di presentazione di un libro, con chiaramente le misure che il Covid prevede, però che ci metta in condizione di ripartire con quella programmazione culturale che, ahimè, con i musei chiusi, le restrizioni che ci sono state in questo 2020, chiaramente è stata fortemente compromessa. Stiamo lavorando su Francesco Messina e Incorpora per fare una cosa con la Casa Museo e con la Fondazione Messina di Milano. Ci eravamo dati come promessa, appena finiva la mostra a lingua glossa, di portare Incorpora a Milano e portare altre opere di Francesco Messina a lingua glossa, e stiamo vedendo con loro come fare per, viste le restrizioni e i momenti, per completare e ripartire con questo progetto. Quindi sul piano culturale non ci siamo fermati, e queste sono le direzioni che seguiamo: valorizzare il polo museale, ripartire sulla biblioteca con un calendario di presentazione di opere importanti, e con i nostri artisti Incorpora e Messina continuare a divulgare queste grandi professionalità artistiche che sono nate a lingua glossa, che hanno lavorato a lingua glossa e che hanno reso importante lingua glossa, cercando di farle conoscere ancora di più, non solo al territorio ma al mondo intero. E questo appunto in un'epoca in cui, soprattutto in un periodo in cui si vive un po' questa smaterializzazione anche della cultura, è bello ritornare nei luoghi, soprattutto la biblioteca, anche proprio a toccare i libri, insomma, a respirarli, e quindi soprattutto per i giovani è molto importante, ovviamente, riappropriarsi anche di questi luoghi. Noi non siamo stati fermi. Il fatto che la biblioteca deve stare chiusa per le motivazioni che sappiamo ci ha permesso però dall'altra parte di ristrutturarla integralmente, e quindi appena le condizioni sono quelle giuste per poter aprire al pubblico, per poter permettere fisicamente di andare a prendere un libro, troveranno i miei concittadini, ma i concittadini dei paesi limitrofi, il territorio tutto, troveranno un ambiente rinnovato radicalmente con un'offerta molto migliorata. Quindi non ci siamo messi ad aspettare condizioni migliori, ma abbiamo cercato nel frattempo di creare condizioni migliori, e devo dire che ci siamo riusciti sulla biblioteca e su qualcos'altro sempre riferito al settore della cultura. E insomma si è fatta di necessità virtù, come si suol dire. Come è giusto che sia. Sì. Sindaco, io la ringrazio e spero di ritrovarla presto, appunto perché sappiamo che Lingua Glossa è una cittadina particolarmente attiva, e quindi insomma speriamo di ritrovarci appunto con nuovi progetti. Stava parlando. Io vi aspetto sempre a Lingua Glossa, perché non solo sulla cultura, lo sai, ma su tantissime cose ci muoviamo. Spero bene e velocemente, i risultati piano piano del lavoro che facciamo quotidianamente iniziano ad arrivare,
È chiaro che sul territorio e sullo sviluppo del territorio abbiamo parlato tante volte e non mancherà occasione per rifarlo. Questi segnali di virtuosismo, in questo caso sulla questione scolastica, ma nel passato con te abbiamo parlato di differenziata, abbiamo parlato di acquedotto, possiamo parlare adesso finalmente di un parco progetti che si arricchisce. Argomenti ce ne sono tanti, quindi ringrazio te, ringrazio la trasmissione per l'attenzione che sempre dimostrate alla comunità di lingua glossa, e appena riceviamo questo ennesimo premio mi fa piacere se ne discutiamo e se facciamo conoscere al territorio questa eccellenza. Quindi grazie. Con piacere, noi siamo insomma dell'opinione che poi anche bello soprattutto parlare di esempi positivi e quindi e virtuosi, quindi sicuramente lo faremo. Mi conosci e sai che diciamo il mio atteggiamento è sempre positivo. Io credo che siamo obbligati all'ottimismo, ma parlando di cose positive poi la voglia di farne altro ci viene, e al contrario parlando sempre di cose negative, in questo caso non c'è bisogno di dire nulla, basta guardarsi attorno. Il fatto che certe volte ci concentriamo solo su piangerci addosso poi crea una condizione generale purtroppo negativa. Questo territorio, questa zona, questa Sicilia, questa terra ha aspetti positivi che gli altri vedono perché chiaramente sono disinteressati. Noi dobbiamo cercare di cogliere quegli aspetti e farli diventare i nostri punti di forza, e se lo facciamo tutti nei ruoli che abbiamo, come bene fate voi mettendo il riflettore al posto giusto, credo che facciamo un servizio che funziona per tutti. Grazie al sindaco Salvatore Puglisi e ci rivediamo allora per parlare presto. Mia azione. Grazie, e porti chiaramente, faccio i nostri complimenti agli alunni della scuola primaria e ai docenti. Grazie. Per il grande lavoro che fanno giornalmente. Vanno ringraziati pubblicamente. Grazie a tutti. Grazie, buona serata. Grazie. Grazie, buona serata. E questo era il nostro ultimo ospite. Io vi ricordo che potete rivedere la nostra trasmissione appunto sulla nostra pagina Facebook, il punto web, e su 01 TV. Io ringrazio come sempre la regia guidata da Salvo Faro, GS Produzioni Video, Giuseppe Faro e Giuseppe Le Cause per 01 TV. Grazie grazie soprattutto a voi per averci seguito, per aver commentato, per averci fatto appunto delle domande, e vi aspettiamo la prossima settimana. Grazie e buon fine settimana.